Surroga e convalida dell'elezione del nuovo consigliere comunale. Qui il presentatore della pratica sono io. E a seguito delle dimissioni del consigliere Achilli, del gruppo di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale, procediamo alla surroga della prima dei non eletti, che è Maria Grazia Gravina. E se ci sono interventi dei gruppi, questo è il momento per esplicitare eventuali cause note di incompatibilità. No? Quindi possiamo porre direttamente la delibera in votazione. Prego, consiglieri, potete votare. Puoi parlare con tutti. Una partecipazione. Vabbè, ormai. Possiamo fare l'immediata pubblicità, no? Allora, questa delibera verrà votata anche con l'immediata eseguibilità. Prego la segreteria di verbalizzare anche questa votazione. Prego. La delibera viene approvata all'unanimità e quindi invito la consigliera Maria Grazia Gravina a prendere posto. Volevo solo dire una parola. Netto miglioramento. Sindaco, prego. Sì, volevo solo rubare un minuto per ringraziare Luciano Achilli, anche se non è presente, per il lavoro che comunque ha svolto finora e ci dispiace, insomma, che momentaneamente si allontani dal Consiglio Comunale per motivi di salute. Non si allontana però dall'attività dell'amministrazione in ragione del fatto che, insomma, la passione con la quale sta svolgendo accanto a noi il lavoro di amministrazione e la dedizione non mancheranno mai. Quindi sicuramente un ringraziamento a Luciano e un benvenuto a Maria Grazia. Grazie, sindaco. Possiamo passare al prossimo punto dell'ordine del giorno, che sono le domande di attualità. E ricordo i tempi. Ricordo i tempi, sono 3 minuti per l'interrogante, 3 minuti per la risposta e 2 minuti per l'eventuale replica. Sono parecchie, quindi prego i consiglieri di attenersi ai tempi. Il primo a essersi prenotato è il consigliere Urbinati, noi riccionesi. Prego, consigliere. Buonasera a tutti. Allora, dopo i recenti sopralluoghi sul ponte di via San Lorenzo, danneggiata a causa delle abbondanti piogge, chiedo all'assessore Cesarini informazioni e aggiornamenti sullo stato dei luoghi e come intende procedere l'amministrazione. Grazie. Assessore. Grazie consigliere. Allora, la situazione dell'attività amministrativa è in questo punto. Come sa, già oggi sono iniziate le procedure di pulitura da parte di GEAT dei residui fangosi che continueranno anche domani. Nella giornata di lunedì verrà rimosso il conglomerato bituminoso da parte di GEAT. Nella giornata invece di martedì prossimo faremo un incontro con STB, ma di questo però spiego dopo che cos'è il servizio tecnico di bacino, perché nella giornata di mercoledì invece ci saranno le prove di carico. Se le prove di carico del ponte daranno risultati positivi, già dal giorno dopo si cominceranno le opere di asfaltatura. Questo per dare, come dire, opere di asfaltatura che procederanno, finiranno entro la fine della settimana prossima, per cui se tutto andrà bene,
entro la fine della settimana, primi di quell'altra, il ponte verrà riaperto. Naturalmente parlo, le rispondo in questa, a questa domanda. Ah, questo qua? Allora bisogna che ti sposti più là. Sì. È la Vicarelli che invade. La Vicarelli che invade. No, quindi parlo solo del problema del ponte, non di come verrà usato il ponte, che è un'altra questione. Allora, questo è dovuto al fatto che questo ponte già 20 anni fa circa è stato sottoposto a una verifica strutturale e i tecnici di allora apposero quei pali che tu vedi adesso per restringere la carreggiata, proprio perché si vedeva che passando dei camion sopra il ponte aveva dei problemi. Allora, per precauzione, si è vietato con quei pali che tu vedi adesso il passaggio degli autocarri o dei camion, eccetera. Questo per dire che già quel ponte qualche problemino ce lo aveva. Quindi i nostri uffici tecnici si sono preoccupati anche di questo e quindi per questo si è attivata questa procedura di verifica, soprattutto per l'incolumità pubblica, ovviamente per interesse pubblico e incolumità pubblica. Dobbiamo anche dire che in queste ricerche che abbiamo fatto ci siamo interessati anche della pulitura degli argini. La pulitura degli argini ci ha fatto scoprire che questo ponte non è mappato dal punto di vista del servizio tecnico di bacino, cioè il servizio tecnico di bacino, che volgarmente è detto genio civile, no? Una volta si chiamava così, dipendente dalla regione, nel momento in cui si attraversa un fiume deve autorizzare questo attraversamento. Questa autorizzazione non c'è mai stata. Quindi diciamo adesso il ponte attraversa il fiume senza avere il permesso dell'autorità di bacino. Questo perché è importante? È importante perché adesso quell'asta fluviale è completamente sotto il controllo del servizio tecnico di bacino, per cui deve andare il servizio tecnico di bacino a pulire. Okay? Se noi andassimo oggi, che non possiamo, ci direbbero cosa andate a fare lì, che dobbiamo andarci noi. Okay? Allora, stante questa situazione, ho convocato per martedì il servizio tecnico di bacino per farmi spiegare bene la situazione, perché ovviamente noi vogliamo che loro intervengano lì come in via Venezia. Questo perché? Perché se il ponte fosse stato autorizzato come quello di via Venezia, ci sarebbe una convenzione, e nella convenzione, diciamo, c'è un'area di rispetto, diciamo 5-6 metri o 10 metri a fianco del fiume, dove invece il comune può intervenire autonomamente. Ok? Quello che invece infatti possiamo fare, potremmo fare sull'altro ponte, verificando bene come è fatta quella convenzione. Quindi, non tutti i mali vengono per nuocere, quindi andremo a mettere a posto anche questa incongruenza, che a me mi sembra anche abbastanza importante, e quindi speriamo nel breve termine di riaprire il ponte. Questa procedura però dovremmo avviare la richiesta di autorizzazione, che ci vorrà circa un paio di mesi. Ecco, quindi martedì ci concorderemo col genio civile, uno per attivare questa pratica di autorizzazione dell'attraversamento del fiume, due per concordare una pulitura, e tre anche per concordare un modo di manutenzione che non può essere quello attuale. Ci hanno già anticipato che ci sono dei problemi di risorse, chi non ha oggi dei problemi di risorse, però insomma abbiamo visto che le aste fluviali non possono essere lasciate in quella maniera. Non ultimo, finita tutta questa operazione, non nascondo che affronteremo anche il problema della sua carrabilità e dei suoi sensi di percorrenza. Grazie assessore, il consigliere vuole replicare? No, sono soddisfatto, grazie. Grazie. La seconda a essersi prenotata è la consigliera Bonfini, prego.
Buonasera. La domanda è rivolta a lei, Assessore. Naturalmente ha già soddisfatto una parte con la question del consigliere Urbinati, all'assessore Cesarini, esattamente. Comunque volevo chiedere, le voglio fare comunque una domanda. Il ponte sul torrente Marano è l'unico ponte non autorizzato? In riferimento a questo ponte sollecito il ripristino perché mi preme far presente, come sicuramente lei già ben saprà, che il ponte in oggetto è un punto di passaggio fondamentale sia per gli abitanti che hanno necessità di raggiungere le scuole e gli asili di San Lorenzo, e mi preme sottolineare il rischio che corrono quotidianamente i ragazzini che per raggiungere le rispettive scuole devono percorrere con biciclette oppure scooter la strada statale, e questo è un rischio reale e quotidiano sia per i riccionesi che devono recarsi alla zona artigianale di Viale Piemonte, sia per le attività commerciali di San Lorenzo che lamentano mancati introiti, poiché il transito dei veicoli è stato confluito verso la strada statale. Voglio ricordare inoltre la situazione di particolare disagio nella circolazione di Via Venezia sul ponte del torrente Rio Melo, dove il fango depositatosi il 6 febbraio non è stato ancora totalmente rimosso. Mi sembra piuttosto superficiale da parte di questa amministrazione aver organizzato il sopralluogo delle zone per ieri 18 febbraio. Parliamo di 12 giorni dall'evento calamitoso. La presa visione della situazione poteva essere organizzata sicuramente in tempi più rapidi, visto che è prodromica rispetto all'intervento. Considerato che questa amministrazione nelle linee programmatiche ha posto in evidenza l'adozione della filosofia dell'efficienza e dell'efficacia da porre in essere attraverso scelte e risposte veloci al fine principale di garantire il bene comune di Riccione e dei riccionesi, chiedo in questa sede un intervento prioritario che sia indipendente da parte dell'amministrazione di farsi carico, indipendentemente che sia di sua competenza o meno, ma mi ha già detto che una parte è di competenza del comune, circa l'alveo del torrente Rio Melo in via Venezia, per evitare che si possano verificare nuovamente allagamenti alle abitazioni circostanti, causando ai residenti danni materiali più o meno ingenti, danni che probabilmente non saranno mai risarciti ai residenti. A tal proposito chiedo se l'amministrazione ha istituito un ufficio deputato alla raccolta di segnalazioni da parte dei cittadini privati che a causa del maltempo hanno subito danni agli immobili e beni. Vi ricordo che San Lorenzo è un quartiere di Riccione e non va posto in secondo piano. In entrambi i casi un secondo piano. Va bene, questo era quello che le volevo chiedere. Grazie. Sì, grazie consigliere Bonfini, in gran parte penso di avere già risposto esponendole con il cronoprogramma. Per quanto riguarda la tempistica, noi abbiamo come comune già il 10 di febbraio inviato una richiesta di sovvenzione allo Stato per la richiesta dei danni, e sono circa 2 milioni e 800 mila euro abbiamo richiesto. È una lunga casistica. Uno di questi punti è la verifica statica del ponte di San Lorenzo, quindi non è che l'abbiamo scoperto adesso, ma l'abbiamo scoperto subito, perché essendo che questo problema, diciamo, nella mente e nelle orecchie degli uffici pubblici era ben presente, essendo stato così pesantemente alluvionato, tanto da aver provocato lo sradicamento praticamente dell'asfalto, subito gli uffici si sono attivati e sono preoccupati di verificare che questo fosse un problema. Dopodiché una verifica statica non è che la si fa dall'oggi al domani, è una cosa che bisogna chiamare un camion pesante, cioè c'è tutta una procedura che deve essere messa in moto. Io credo che questo sia in riferimento alla protezione dell'incolumità pubblica. Per quanto riguarda invece, ripeto, la pulitura, martedì con il servizio tecnico di bacino concorderemo bene, ci chiariremo bene quali sono i compiti nostri e quali sono i compiti loro, perché non abbiano più a verificarsi queste cose. Dimmi.
Cioè due risposte mancano. Praticamente se il ponte sul Marano è l'unico ponte non autorizzato, le avevo chiesto. Questo lo verificheremo. Siccome abbiamo fatto un'approfondita analisi di quel ponte, avendo avuto questo problema, abbiamo scoperto questa cosa, di cui mi meraviglio tanto, te lo dico la verità, spero di no. Spero proprio di no, spero, perché è una situazione abbastanza inconsueta, è un ponte che lì da 20 anni non essere autorizzato, mi sembra una cosa abbastanza strana. Io spero che non ci sia da altre parti. Che le ho chiesto se è stato istituito un ufficio deputato alla raccolta di segnalazione da parte dei cittadini privati. Ok. Rispondo io perché forse... Vorrei che fosse anche più proficua questo alter ego. Lei era presente con me al momento in cui il presidente della regione Emilia Romagna con gli assessori ci hanno convocato in provincia. Dico bene, l'assessore Gazzolo, proprio per evitare che ci siano delle aspettative eccessive da parte di privati sui danni che si sono avuti in seguito a questo alluvione, ha precisato puntualmente, e lei lo sa meglio di tutti noi, che le domande potranno essere fatte solo un minuto dopo alla dichiarazione di stato d'emergenza. I moduli sono già presenti nel sito della Protezione Civile regionali, anzi, sulla base del fatto che molti già stanno chiamando presso l'amministrazione, io ho avvertito puntualmente non solo gli uffici tecnici, ma addirittura il centralino e l'URP, di andare personalmente a vedere sul sito se sono presenti questi moduli. Questa mattina l'URP mi ha fatto presente che i moduli non risultavano facilmente reperibili, abbiamo chiamato Venturelli della Protezione Civile di Rimini e lo abbiamo pregato di mettere a disposizione anche sul sito della provincia gli stessi moduli. In ogni caso, lo dico anche per la comunicazione proprio nei confronti della televisione che seguirà questo consiglio comunale, i danni potranno essere richiesti con appositi moduli solo dopo la dichiarazione di stato d'emergenza da parte dello Stato. Quindi ad oggi, per cortesia, non formulate domande all'amministrazione, le raccoglieremo tutte nel momento in cui sarà possibile. Quindi non vogliamo creare aspettative, ma nel contempo saremo presenti e puntuali perché giustamente l'amministrazione la deve fare. Poi dopo, se si vuole fare polemiche, siamo qui. Grazie Sindaco. Consigliere, di solito la parola però la dà il Presidente, quindi se l'assessore risponde parzialmente o completamente, poi lei ha i suoi 2 minuti di replica per dire sono soddisfatta o no. Non è che si può cominciare a fare il botta e risposta. Non è la prima volta che succede, spero sia l'ultima, la parola. Sì, però il Sindaco in realtà ha risposto a una domanda che la consigliera aveva fatto. Vale anche per il consigliere Ubaldi. Ecco, la terza domanda è presentata dalla consigliera Bauzone. Prego. Grazie Presidente, grazie ai colleghi del Consiglio Comunale per l'attenzione. La mia question time è rivolta al Sindaco, signor Sindaco. La domanda d'attualità ha come oggetto l'assicurazione casalinghe d'anziani. A distanza di 9 mesi, le volevo chiedere, Sindaco, dall'insediamento della nuova amministrazione, sono sempre più numerosi i cittadini che chiedono a che punto è la pratica per la stipula da parte del Comune dell'assicurazione alle casalinghe e agli anziani. Ricordiamo infatti che lei stessa il 22 maggio del 2014 ha dichiarato di garantire in qualità di Sindaco un pacchetto assicurativo per tutta la famiglia, soprattutto per le casalinghe e gli anziani, verso i quali ha esplicitato quanto segue. Al centro dell'attenzione di un sindaco ci devono essere gli anziani che hanno bisogno di sentire che il sindaco è vicino a loro e che è una figura su cui contare. Per me garantire loro la copertura delle spese per i danni causati da un furto, da uno scippo, da una rapina è doveroso. Sono qui questa sera quindi a chiederle notizie in merito ad un punto importante della sua campagna elettorale sul quale però sembra si sia calato un velo all'indomani della sua elezione a primo cittadino. Concordo comunque, questo lo voglio sottolineare ad ogni modo, con lei sull'importanza e la valorizzazione delle iniziative nei confronti degli anziani, in special modo appunto della nostra comunità, proprio per esempio come la condivisione all'ordine del giorno del consigliere Casadei, che questa sera appunto avremo la possibilità di promuovere ed ascoltare. Grazie. Grazie consigliera, risponde il sindaco. Sì, grazie.
Sì, è uno dei nostri pilastri, non è del sindaco solo, vorrei assolutamente estendere questa cosa a tutta la maggioranza perché è nostra premura, è un obiettivo di legislatura. Siamo qui da 6 mesi, la legislatura dura 5 anni e sarà nostra cura, premura e attenzione andarla ad attuare. Consigliera, vuoi replicare? Posso replicare? Prego. Grazie Presidente. Dunque, innanzitutto grazie per la risposta. Quindi, visto che è un obiettivo di legislatura, però comunque al momento non c'è niente di attuato, no? Anche per poter dare risposte appunto ai cittadini. Sono soddisfatta della risposta, noi del Partito Democratico vigileremo questa cosa e cercheremo di portare a casa appunto le istanze dei cittadini. Grazie mille. Grazie consigliera. Il quarto prenotato è il consigliere Cicchetti. Prego. No, questo. Grazie Presidente. Allora, la domanda è per l'assessore Monaco, riguarda l'8 per mille. Il punto di domanda è alla fine della domanda. Quanto, se è stato chiesto, se è stato concesso, quanto è stato concesso e dove è stato speso? Grazie. Va bene. Buonasera consigliere Cicchetti. Le chiederei per i numeri, le cifre e le cose di rivolgere la domanda all'assessore Cesarini perché la rendicontazione, l'invio e la procedura è stata svolta interamente dai lavori pubblici. Comunque abbiamo rendicontato, se non sbaglio, Roby, tutta il lavoro della scuola. Abbiamo chiesto il contributo su tutta la somma spesa per la realizzazione della scuola di Via Ionica. È stato inviato è stata inviata la richiesta, ma le risposte siamo in attesa. Consigliere? Le risposte non ci sono. Ok. La parola al consigliere Casadei. Prego. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico intervenuto. La mia prima domanda è rivolta all'assessore al turismo Montanari, riguarda la gestione e la programmazione degli eventi del Palace. Spesso è stato un argomento anche di forte attualità nella passata amministrazione. Volevamo sapere a che punto e se c'è un programma, magari anche con uno stato di confronto sull'aspetto degli anni precedenti, sulla programmazione degli eventi del Palace, dovuto al fatto poi che abbiamo inserito una figura dedicata e quindi volevamo, esatto, dedicata al commerciale, volevamo un attimo l'analisi della situazione. Grazie. Prego, assessore. Sì, grazie William della domanda. Il Palace è sicuramente come d'attualità, ma non certo da ieri, per cui reputiamo che sia, come dire, da un lato un'opportunità per la città, dal lato sicuramente una cosa che richiede grande attenzione e grande gestione. Il Palace ha una programmazione che è in corso di definizione, naturalmente, nel senso che viene coinvolta direttamente la società di gestione del Palace. Il Palace in questo momento ha una programmazione che viene curata anche in parte dall'assessorato da un punto di vista propositivo, quindi sono sicuro che nel giro di brevissimo tempo saremo in grado di darti maggiori informazioni e di condividere con la città una programmazione che vuole riportare il Palace al centro della città stessa, e non solamente in senso metaforico, in senso fisico, al centro dell'attenzione, al centro dell'utilizzo, restituendo un edificio e il suo investimento ai propri cittadini. Sì, direi che all'interno di questa programmazione un punto forte di condivisione è l'operazione che è stata portata avanti con Trenitalia. Trenitalia in questo senso è un partner di Riccione, del Comune di Riccione e degli operatori di Riccione. Abbiamo concluso un accordo con il quale Trenitalia organizzerà una convention per l'attività corporate, portando gli operatori che sono e garantiscono la distribuzione dei biglietti di Trenitalia e una parte di operatori che hanno tariffe corporate a Riccione. La possibilità è quella di utilizzare quindi la canalizzazione di Trenitalia per far conoscere il nostro palazzo dei congressi, trasformando quello che era già un importante risultato, l'operazione Treno gratis, è un'operazione importante che ha permesso a Riccione di far venire molti clienti e di far conoscere questa città attraverso l'utilizzo di un mezzo estremamente sostenibile come il treno. Ma la collaborazione che stiamo sviluppando, e questo è un atteggiamento che va oltre il caso specifico, è una cosa che noi stiamo utilizzando come atteggiamento metodologico, se mi passi
un po' la forzatura, è quella di trasformare ogni relazione in un'opportunità aggiuntiva, per cui non siamo andati semplicemente a parlare di treni, di uno treno in più, di un treno in meno, e ci saranno treni in più nella prossima stagione, ma anche la possibilità di utilizzare la rete commerciale di Trenitalia per fare in modo che il nostro palazzo dei congressi possa accogliere gli operatori B2B di Trenitalia e anche gli operatori della linea corporate. Quindi trasformando in questo caso un'operazione di marketing territoriale in un'operazione allargata che condivideremo assieme ai principali operatori economici del territorio. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere, vuole replicare? Sì, beh, la ringrazio Assessore per la precisazione. Tra l'altro noto, io concordo con lei perché lei ha usato il termine opportunità e non problema. Era solito, non da lei perché non c'era, ma negli anni scorsi, le volte in cui ero seduto nel pubblico, tutte le volte che si parlava di Palace, sembrava fosse il più grosso problema, il secondo, non il primo perché era un altro, il secondo più grosso problema della città. Invece noto che finalmente, o almeno dalle parole che mi dice, l'atteggiamento e l'opportunità denota una chiave positiva. Mi sorprende però il fatto che non ci siano dati, nel senso che apprendo con piacere che Trenitalia abbia deciso di organizzare una convention, era uscito però un programma, se non sbaglio, qualche mese fa sui giornali nel quale si complimentava degli eventi che in realtà era la programmazione vecchia, per cui quello che volevamo sapere e sulla quale le chiedo di tenersi aggiornato è quello che riguarderà il futuro del Palace, anche perché nell'ottica del Partito Democratico è sempre stata un'opportunità, per cui ci auguriamo che lo sia ancora di più oggi. Poi benissimo l'operazione di Trenitalia, peraltro saremo anche curiosi di sapere se ha dei costi e quali tipi di procedure sono dovute a noi, però ci auguriamo che poi questa struttura possa viaggiare per il bene della città. Grazie. Grazie, grazie consigliere. La parola alla consigliera Fabbri. Prego. Ho la consigliera Fabbri nell'elenco al settimo punto. Vabbè, comunque se rinuncia non c'è problema. Passiamo direttamente all'intervento successivo. Consigliere Ubaldi, a questo punto la parola a lei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Vorrei fare una domanda all'assessore Perincanti. La domanda riguarda non il Marano nello specifico, inteso come zona, ma nel divertimento riccionese. La linea di indirizzo parto proprio però dal Marano, perché si sente sempre parlare di quella che sarà la disciplina da adottare per quella zona. Il sindaco l'anno scorso ha iniziato il suo mandato parlando chiaramente di far rispettare le regole che erano del 2009, e quest'anno c'è questa notizia rintondante che in pratica si chiuderà all'1:30. Oggi è il 19 di febbraio, siamo a poco più di 40 giorni dalla Pasqua, quindi diciamo il via della nostra stagione turistica a tutti gli effetti, e ancora oggi non è chiara, non tanto a me che faccio il consigliere comunale o l'operatore in prima linea, ma non è chiara a tutti i gestori di attività, anche a e soprattutto a quelli che avete incontrato, perché incontrarli e dialogare con loro dicendo semplicemente che si chiuderà l'1:30 non è una soluzione. Voi capite benissimo, l'avevamo già parlato anche nello scorso consiglio comunale, che dare una linea di indirizzo come questa complica e di non poco le previsioni e le prospettive per chi ha un'attività di quel tipo. Fare programmazione non è una cosa istintiva che la si fa in 10 giorni, la si fa di anno in anno, e io credo che in questo momento, parlando con i diretti interessati, non ci sia ancora oggi un metodo di lavoro acquisito, perché solo dando l'indicazione di chiusura non si risolve un problema che diventerà cronico, e lo possiamo capire, no, è già cronico, sì, forse sindaco, ma lo può diventare, perché ripeto, la domanda che ho fatto anche l'altra volta è questa. Io credo che il nostro bacino, malgrado segni un 11% di turismo giovanile, debba credere e continuare a credere in quella che è una tendenza al divertimento, sano, ma divertimento pur sempre deve essere. Quindi a questo punto la mia domanda è molto schietta e netta. Oltre all'indicazione sull'orario, qual è strategicamente la direttiva, il nuovo disegno
di locali del divertimento del Marano, della Collina e della città di Riccione? Risponde il vice sindaco, penso. Prego. Io probabilmente non sono vecchio, probabilmente, anzi, come testa mi ritengo giovanissimo. Vorrei dire solo questo, non è una mia visione, nel senso che non è che me la sono sognata questa cosa. Noi è un impegno che abbiamo preso in campagna elettorale, abbiamo preso una posizione ufficiale, siamo intervenuti immediatamente in stagione, perché noi siamo stati nominati, io mi sembra, il 29 di giugno, perché il progetto Marano è finito da solo. E questo, se non lo vogliamo accettare, vogliamo far finta di niente, possiamo anche far finta di niente, lasciarli lì e proseguire tutti gli anni. Questo è un atto di incoerenza, perché i problemi vanno affrontati col tempo. E non è vero che io e il sindaco non siamo intervenuti. A tutti gli esercenti abbiamo detto chiaramente, consegnato dei documenti dove noi avevamo intenzione di ristrutturare notevolmente il prodotto, ampliarlo molto più sul giorno, in modo particolare sulle attività sportive, cominciando il lavoro delle loro attività molto più su un pre-serata, perché la serata deve finire, come ha sempre finito, in Collina, dove abbiamo delle strutture altamente qualificate, con delle strutture imponenti, dove hanno fatto degli investimenti enormi. E quella è la sede logica della seconda serata della città di Riccione. Noi abbiamo fatto di più, abbiamo dato delle risposte continue e dei dibattiti. Poi dopo, stamattina me ne sono accorto che il presidente del SIL probabilmente è anche socio, perché ha parlato al plurale, noi con chi? Ci saranno dei cambiamenti di gestione e che nei prossimi giorni saranno ufficializzati, e ci sarà una ristrutturazione importante di quella zona con un disegno preciso, una strategia, e credo che sarà il rilancio di tutta quella zona. Perché non abbiamo pensato solo a dare il cambiamento di quella zona come attività ricreativa, ma la zona, poi magari il sindaco o gli altri assessori dove hanno lavorato in questi mesi in grande collaborazione, risaneremo tutto il Marano in collaborazione con il WWF, in collaborazione con la Protezione Civile e in collaborazione con gli abitanti di quella zona. Risaneremo tutte le zone limitrofe. Io tra l'altro ho fatto un sopralluogo anche questa mattina e l'altro ieri sono andato con altri due assessori, perché noi la viviamo in un modo intenso, perché è per noi il Marano è una grande risorsa, è un rilancio di quella zona, perché ci crediamo. Ultima considerazione molto importante. Io vorrei e mi aspetto una risposta viva, perché un imprenditore, per me, che l'ho sempre fatto e ho rischiato di pelle, ho avuto anche degli alti e bassi, e ho rimesso anche dei bei soldi, perché chi fa l'imprenditore il rischio c'è, però che si mette davanti agli occhi dei mezzi per non vedere è inaccettabile. Negli ultimi anni abbiamo avuto dei cambiamenti di gestione dei concordati, va bene, a far finta e riprendere e ripartire, quando sono anni che ormai da 2 o 3 anni che la situazione è degradata sotto l'aspetto ambientale, ma anche sotto l'aspetto imprenditoriale, perché io da quando, 7 mesi che sono qua, ricevo gente che non è stata pagata e addirittura anche di dipendenti. Grazie. Grazie vice sindaco. Prego, prego sindaco. Giusto una precisazione, perché facevi riferimento, Fabio, anche al regolamento, quindi al fatto che siamo il 19 di febbraio, siccome se ne è dimenticato, Luciano, te l'ho preciso io. Noi il regolamento è pressoché completo, il problema è che il prefetto diciamo ci ha caldamente consigliato di vederlo prima lui, prima di portarlo alle categorie e agli operatori. Questo perché è stato, diciamo, sottolineato e
fortemente richiesta una collaborazione tra l'amministrazione e le forze dell'ordine, perché o il regolamento viene fatto al di là della disciplina stessa, però con una precisazione e con una non interpretabilità tale per cui le forze dell'ordine possono intervenire puntualmente e precisamente, altrimenti logicamente la posizione della prefettura e quindi di quelle che sono le forze dell'ordine to cure sarà logicamente completamente diverso. Questo va a sottolineare non solo l'attenzione che noi avevamo già avuto relativamente al Marano come problema anche di ordine pubblico, ma anche per l'attenzione che grazie alle sollecitazioni anche dei carabinieri e della polizia sono arrivate alla prefettura affinché si possa veramente andare a confezionare un regolamento che risponda ad un bisogno, ma nel contempo dia l'opportunità anche di essere controllato e vigilato puntualmente. Grazie Sindaco. Consigliere, vuole replicare? Il mio discorso era più incentrato sui tempi e le tempistiche, non tanto sul regolamento o sul problema Marano. È un discorso che abbiamo già affrontato e che non intendevo affrontare questa sera. Quello che io dicevo però è una visione un po' più tecnica, nel senso che sono passati ormai 9 mesi. Il prefetto, io condivido pienamente l'iter, però il prefetto poteva avere il materiale prima, perché se sappiamo che... è Riminum, farà un altro percorso. No, ho capito, però Sindaco, se arriva prima nell'ente preposto, arriverà prima anche agli operatori, perché io credo che in questo momento... Posso capire tutto l'iter del caso, ma abbiamo delle tempistiche che io faccio l'operatore prima linea, posso dirle che se io dovessi organizzare un locale come quello in 40 giorni non è possibile. Quelle sono macchine da guerra, quindi devi organizzarti. Sì, io li ho anch'io i contatti, magari non guardate quando andate a parlarci voi. In questo momento io sono un operatore, vi posso dire che loro hanno questi problemi, quindi un'accelerata era la cosa giusta. Un'altra cosa, su 3 risposte su 3... dall'assicurazione alle casalinghe, al Palace, alla sua assessore Tirincanti, io faccio le lodi come sul Natale, ma in questo momento io ancora una volta sto sentendo discorsi della campagna elettorale. Faremo, miglioreremo, ci crediamo, facciamo. Io quello che ho chiesto è una linea dettagliata che ancora non c'è. Sul Palace segno più o segno meno? Ma non è, non lo gestiamo noi, ma cosa ci vogliamo? Adesso addirittura di chi è? Di chi è la proprietà in questo momento del Palace e dei cittadini? Ma se permette, chi è che guida la città? Chi è che amministra? Allora io da chi amministra la città mi aspetto delle risposte di spessore, non delle indicazioni politiche. Grazie. Grazie consigliere. Parola consigliera Marchetti, prego. Sì, buonasera a tutti. La mia questione è rivolta all'assessore Cesarini. Io vorrei chiedere se c'è qualche progetto sulla scuola, sulla ex scuola elementare di Fontanelle in via Puglia, angolo via Adriatica. Esatto, su quella struttura lì. Grazie. Prego, assessore. No. Ad oggi non ci sono previsioni di utilizzo particolare di quella scuola. Consigliere, vuole replicare? Se posso aiutare, per comprendere meglio. Prego, signora. No, giusto per... È occupata quella scuola lì. Ecco, siccome la scuola è stata... Scusate. Siccome la scuola è stata ristrutturata dalle amministrazioni precedenti con soldi regionali destinate ai profughi, sono stati ospitati per anni i profughi del 1995, se non erro. 1995. La maggior parte dei quali sono tutti africani. Forse avete già seguito sulla stampa, le strutture atte a questo scopo sono 3. 2 sono state costruite sempre con soldi regionali, che sono quelle di via Piemonte e quella di via Toscana, e la terza è stata ristrutturata, che è quella appunto di via Puglia. Nella indicazione dell'amministrazione è quella di andare a liberare gli immobili dalle, diciamo, presenze attuali, in ragione del fatto che dovrebbero rispondere ai profughi, quindi alle nuove esigenze. Abbiamo concordato con le 3 cooperative che attualmente le stanno occupando una graduale liberazione degli immobili stessi. Si comincia da via Piemonte,
per arrivare a liberare fra un anno via Toscana, per concludersi invece mantenendo loro esclusivamente via Puglia, perché accanto a coloro che già da anni sono economicamente indipendenti e nonostante ciò venivano ad essere ospitati da parte delle amministrazioni precedenti nell'ambito di queste immobili, lì in quella che ospiterebbe dai 20 ai 25 persone verranno ad essere ospitati coloro che nel frattempo, ahimè, in ragione dell'età e in ragione della salute non sono più nelle capacità di poter sostenersi economicamente. Quindi dai 75 attuali ospitanti da circa 20 anni delle strutture arriveremo a circa 20-25 solo in via Puglia. Quindi non ci sono progetti alternativi, perché su quello mantiene, così come era stato stabilito dalla Regione e così come aveva voluto per fatto del vincolo soldi investiti e denari destinati alla destinazione dei profughi. Grazie Sindaco. Consigliera Marchetti, vuole replicare? Sì, volevo appunto sapere questo che mi è stato disposto e se eventualmente anche quella struttura sarà cioè avevate in previsione di liberarla. No, ho capito. Era per sapere, visto che siete andati graduando a liberare le altre, era solo per sapere. Grazie. Grazie consigliera. Abbiamo esaurito il primo giro di domande, iniziamo il secondo, vi prego di essere... Sì, ha ragione, ho saltato per errore la... No, allora, sì, allora forse un errore nell'elenco, forse la consigliera Fabio è stata iscritta al posto di Arcangeli e poi della consigliera Ripa, sì. Vabbè, comunque non c'è problema, recuperiamo per cavalleria prima la consigliera Ripa, prego. Allora, questa question time nasce proprio dagli studi scientifici che sono stati svolti da un'associazione internazionale che si chiama International Agency for Research on Cancer. Si basa praticamente su quelli che sono stati dei sondaggi svolti su quelli sugli acquedotti in generale, le condutture che ci sono nel sistema idrico comunale, e in particolare con riferimento alla provincia di Rimini è emerso che gran parte di quelle che sono delle condutture sono composte da fibrocemento, cioè una miscela di cemento e di amianto che viene impiegata nei tubi, nelle condotte idriche fin dal 1930, che è stata in particolarmente incrementata soprattutto negli anni 60. E fino al 92 erano state proibite anche la produzione e la vendita di prodotti che riguardavano proprio l'amianto, e secondo questi studi svolti da questa associazione internazionale, purtroppo questi acquedotti pubblici non sono stati nella maggior parte dei comuni monitorati e quindi sono a rischio praticamente di contaminazione, in quanto l'amianto nella stessa percentuale in cui si trova nell'acqua è pericoloso, così come si trova diciamo nell'aria, come può essere appunto inalato, e quindi c'è un certo problema di cancerogenicità di tutte quelle che sono le forme di amianto. Il problema è, la question time si basa, fatta questa premessa, se l'amministrazione comunale abbia fatto una mappatura di quelli che sono il sistema di idrico del comune di Riccione e abbia verificato se ci sono delle condutture che purtroppo sono fatte in fibrocemento, quindi in cemento amianto, e in caso positivo siano stati fatti dei campionamenti e quali siano state eventualmente le procedure adottate per eliminare questo rischio. Grazie consigliera, risponde l'assessore Cesarini. Sì, prego. Sì, questo problema è un problema annoso, è stato posto già da tanto tempo. I tecnici rispondono in questa maniera, io ti dico cosa rispondono i tecnici a questo dato, che il passaggio di liquidi all'interno delle condutture, pur fatte in fibrocemento, non danno alcun problema alla salute pubblica. Questo è il dato. Anche perché ci spiegano che la pericolosità dell'amianto è la sua inspirazione, no? Avendo queste particelle molto piccoline che vanno nei polmoni, e nei polmoni creano, si chiama silicosi, mi sembra si chiami la malattia molto grave, no? Che si sono verificate soprattutto nelle fabbriche che producevano, no? L'amianto, perché ne respiravano in quantità industriale, la respirazione di questa sostanza. Tant'è vero che anche se noi abbiamo delle strutture di fibrocemento, oggi abbiamo quelle onduline, non so se vedi tante, ce ne sono, no?
in realtà quelle non danno problemi, a meno che non siano ammalorate. Se sono ammalorate, se sono friabili e quindi possono dare, possono polverizzarsi, allora quello può essere un problema, tanto che deve essere una precauzione da chi li va a smontare. Se le sega non le deve respirare, tanto vedi quegli uomini, no? Tutti bardati, perché il problema è la respirazione di queste strutture. Quindi la pericolosità è quando si vanno a rimuovere sostanzialmente, oppure le devi incapsulare, no? Molte sono incapsulate, ci fai un cappotto attorno, le incapsuli lì dentro e questo è un sistema di bonifica. Per quanto riguarda invece le tubature, i tecnici ci dicono che non essendoci questa esposizione all'ispirazione non danno problemi. Grazie Assessore. Consigliera? Purtroppo rispetto ovviamente quello che è il suo parere per quanto riguarda i tecnici o per quanto riguarda quello che le è stato riferito, ma devo dissentire profondamente perché purtroppo gli studi scientifici sono di tutt'altro, diciamo, di tutt'altra specie, nel senso che ritengono che l'amianto nell'acqua è pericoloso al pari dell'amianto inalato. E quindi vi sono delle prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto. Quindi poi trasformerò eventualmente in un'eventuale interpellanza successivamente, perché ci sono studi che di ARPA, che sono quelli deputati a doverci segnalare queste criticità. Grazie. Grazie consigliera. La parola al consigliere Arcangeli, che prima avevo saltato per un errore nell'elenco. Va, perfetto, grazie Presidente. E dunque la mia domanda di attualità riguarda, diciamo, l'assessore Cesarini e precisamente l'area dell'ex Dancing Serenella al Marano, zona Marano. E, come tutti sappiamo, l'area in questione è un cantiere in stato di abbandono. Allo stato attuale è presente solamente uno scavo di sbancamento e quello scavo all'oggi produce un grosso disagio alla zona e inoltre a causa delle piogge quell'area è a tutti gli effetti diventata una piscina. E con tutte le controindicazioni del caso, quindi l'acqua stagnante che provoca maleodori e la proliferazione di insetti. Io chiedo all'amministrazione di farsi carico e proceda nei confronti di chi ha la responsabilità del cantiere per la bonifica e lo scavo e quindi la messa in sicurezza dei muretti di contenimento dello stesso cantiere. Grazie. Grazie consigliere, risponde sindaco. Sì, consigliere, le rispondo io direttamente perché siccome l'ordinanza è di mia competenza, le dico che è stato già segnalato a me direttamente la questione, anzi addirittura il fatto che frana dalla parte delle case, quindi è particolarmente attenzionato da parte dell'amministrazione. Il problema, ahimè, è che ci troviamo di fronte ad un fallimento, quindi abbiamo già attivato gli uffici, nello specifico l'ambiente, affinché vada a fare un sopralluogo per poi disporre l'ordinanza come quello appunto che l'unico potere che abbiamo nello specifico per disporre a carico della proprietà e in caso di specie del curatore del fallimento di fare e di mettere in atto tutti quei provvedimenti affinché non solo il cantiere sia in sicurezza ma assolutamente non vi siano degli eventi o comunque dei fatti tali per arrecare anche danno alla pubblica salute. Ed è per quello che le dico, siccome è un'ordinanza che emette direttamente il sindaco, dopo il sopralluogo dell'ufficio ambiente provvederò. Grazie sindaco. Consigliere, può replicare? Al momento sono soddisfatto, aspettiamo novità. Grazie. Grazie consigliere. Riparto dove avevo lasciato prima, abbiamo finito il primo giro di domande, partiamo col secondo. In teoria dovremmo chiudere i preliminari di consiglio entro un'ora dal suo inizio e rimandare le domande non poste direttamente al prossimo, che però doveva essere un consiglio dedicato a un tema specifico. Quindi io tenderei a essere molto concisi in questo e quindi vi prego di fare domande con tempi parlamentari, come si dice, senza prendere fiato. Iniziamo con la consigliera Bonfini, prego. Sì, sempre l'assessore Cesarini. La realizzazione della pista ciclabile di Raibano. Dunque, la realizzazione della pista ciclabile di Raibano, zona Parco Oltremare, fa parte degli obblighi convenzionali sottoscritti tra il Comune di Riccione e la società Idrorama SRL, meglio conosciuta come Parco Oltremare.
nell'ambito del piano particolareggiato oltremare, per la cui attuazione furono a suo tempo rilasciate specifiche fiduzioni della società stessa. Il periodo di validità decennale del piano particolareggiato sopracitato si sta pericolosamente avvicinando al termine, con potenziali danni per l'amministrazione comunale. Il progetto preliminare per realizzare la pista ciclabile era già stato approvato dalla precedente giunta comunale e si era in attesa del solo esecutivo per l'inizio dei lavori. Per quanto sopraesposto, chiedo all'amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione della pista ciclabile in oggetto. Ricordo sempre che le vostre linee programmatiche di mandato, al punto 1.2, pongono come obiettivo strategico il completamento dei percorsi ciclopedonali e le loro interconnessioni al fine di abbattere significativamente l'inquinamento atmosferico ed acustico, nonché l'impatto della mobilità motorizzata. Grazie. Grazie consigliera. Prego, assessore. Grazie consigliere. Assieme agli uffici, già diverso, un paio di incontri, ma diverso tempo fa, con i proponenti di questa realizzazione, loro ci hanno chiesto una proroga, gli uffici mi hanno detto che questa proroga poteva essere data, quindi nell'anno prossimo realizzeranno quanto devono realizzare. Grazie. Consigliera, prego. Ok, grazie, sì, credo che la trasformerò comunque in un'interpellanza perché volevo delle informazioni un po' più. Va bene. Ok, grazie. Consigliera Bauzone, prego. Grazie Presidente, sarò brevissima. Allora, la mia question time è rivolta all'assessore Monaco. L'oggetto appunto è vorrei chiedere dei chiarimenti in merito al termine di scadenza per il pagamento della prima rata della tassa dei rifiuti. Interrogo quindi l'assessore per conoscere i motivi per cui questa amministrazione comunale ha deciso di anticipare a marzo la scadenza della prima rata della TARI. Apprendiamo appunto dalla delibera di giunta del numero 30 del 5 febbraio 2015 che è stata predisposta questa scadenza della prima rata entro il 30 marzo. La TARI che è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, se anticipata, graverà notevolmente, soprattutto per le attività che per quella data sono ancora chiuse e soprattutto per quelle stagionali in affitto, visto che in quella data appunto non hanno ancora una liquidità necessaria per far fronte alle varie spese. Ciò premesso le chiedo, perché penalizzare gli imprenditori col pagamento di un servizio che di fatto non verrà ancora corrisposto? A tale proposito facciamo presente comunque che il gruppo consigliare del Partito Democratico proporrà uno specifico emendamento a riguardo in fase appunto di approvazione del bilancio. Grazie assessore. Sì, buonasera consigliere Bauzone, la ringrazio intanto della domanda perché mi permette di fare un attimo di chiarezza su quello che è quella delibera, su quello che è stato il primo incontro con le categorie economiche avvenuto la settimana scorsa e l'incontro odierno che è avvenuto sempre con i sindacati, sempre il tema bilancio in generale, raccolta rifiuti e quant'altro. Veniamo alla delibera in questione, tanto finita sotto i riflettori. Quella delibera è stata presa a marzo secondo le valutazioni che erano state fatte in base ai flussi di liquidità e alle necessità dell'ente. Perché quest'anno abbiamo questo problema? Glielo spiego molto sinceramente e in tutta trasparenza. A marzo solitamente l'ente viveva, a parte della coda diciamo, degli incassi delle imposte di dicembre, viveva dei trasferimenti statali. A marzo solitamente lo Stato erogava minimo 3 milioni di euro di contributo. Quest'anno questi 3 milioni non ci sono, sono stati ridotti a un lumicino, già l'anno scorso con la spending review erano stati tagliati 400, quest'anno oltre quei 400 c'è ancora anche un altro milione in meno. Questa amministrazione non vive fuori Riccione, questa amministrazione vive a Riccione, conosce benissimo i problemi della stagionalità, conosce benissimo la situazione in cui versa l'economia locale. Quindi, torno a dire, quella delibera ci è servita a noi anche per capire, per avere una risposta dalla città, la risposta l'abbiamo avuta molto forte, molto decisa,
E noi ringraziamo gli operatori, e le categorie e anche le sollecitazioni che sono arrivate dalla minoranza. Quella delibera, diciamo che sono in corso attualmente nuove valutazioni in merito a queste scadenze. E soprattutto la cosa che ci tengo a precisare è che lei, consigliere, usa il termine anticipazione. No, come abbiamo anticipato alle categorie economiche, questo comune intende uscire, nonostante 3 milioni e mezzo tra entrate minori e spese maggiori, perché ricordiamoci che ci accogliamo anche le deleghe dell'USL, che è una partita importante e abbastanza onerosa per questi enti. Dicevo, ci apprestiamo a uscire con un bilancio a invarianza di imposte, quindi tutti i tributi principali del comune saranno invariati rispetto all'anno precedente. Non ci saranno aumenti, quindi per quello che riguarda IMU, TASI, TARI e tutti gli altri tributi, potete già fare i conti tranquillamente, sono quelle. Quello che abbiamo valutato con questa delibera era una diversa cadenza delle rate, quindi non si parla di anticipazione. Se voi pagavate 100, sempre 100 sono, ma divisi in tre rate piuttosto che in due. E non ci saranno aumenti. Finito il tempo? No. Ecco, quindi questo adesso in occasione delle prossimi incontri con le categorie economiche calendarizzati già per la prossima settimana, formuleremo una nuova proposta per queste rate della TARI nella speranza che le sollecitazioni che abbiamo avuto corrispondano alle richieste, insomma, che ci sono state proposte. Insomma. Grazie assessore. Consigliere Bazzone vuole replicare? Sì, vorrei replicare. Forse mi sono espressa male nella mia interrogazione, in quanto io non ho assolutamente parlato di aumenti. Ho parlato semplicemente... No, è questo che volevo chiarire. Anche perché esattamente ho ricevuto delle poste considerazioni da quelle che lei ha menzionato degli operatori, perché un operatore sa benissimo che ha un'attività che aprirà più o meno dopo la chiusura delle scuole, si trova comunque a marzo a versare un 40% e un 70% a giugno su un'imposta che, ripeto, non è stata un servizio di cui non ha assolutamente fruito l'attività. Questo è un dato. Io capisco che siamo in approvazione di bilancio e capiamo tutto, e quindi la domanda che sorge spontanea è: vi trovate quindi con delle uscite monetarie forse semplificativa, però fate pagare agli alberghi chiusi? La domanda è, perché di fatto questo è, gli alberghi devono pagare anticipatamente un 70%. Perché non vengono utilizzate le anticipazioni di cassa, per esempio, per far fronte ai pagamenti urgenti? Io in realtà questa la trovo una debolezza politica, perché io non credo che manchi la conoscenza delle dinamiche, scusate, del funzionamento delle aziende del turismo. Abbiamo qui Montanari, che comunque è un operatore, quindi lo sa benissimo. Comunque, vabbè, io rimarcherò il fatto che noi proponiamo uno specifico emendamento a riguardo e raccoglieremo, ripeto, le istanze anche qui degli albergatori, che le assicuro non sono così propensi a dover pagare il 70% a giugno, nella maniera più assoluta. Grazie comunque. Grazie consigliera. La parola al consigliere Cicchetti, prego. No, volevo ricordare che siamo in deflazione, i prezzi diminuiscono, quindi si potrebbe diminuire anche le tasse, comunque va bene. No, questa qui non è una domanda d'attualità, è una proposta d'attualità, sempre per le scuole eventualmente. Leggo: cessione a titolo gratuito di apparecchiature informatiche. L'Agenzia delle Entrate cederà nel corso del 2015 apparecchiature informatiche di diverse tipologie, PC, PC portatili, server, non più utilizzabili per l'attività dell'Agenzia. Appurato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l'Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno richiesta. Il responsabile del procedimento non ce ne frega niente. La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di posta elettronica certificata alla casella, eccetera, eccetera, entro le ore 12 del 27 febbraio. Ecco perché lo chiedo adesso. Interessa al comune? Ok, a chi la do? Eventualmente ti mando un PDF, se no ti do. Risponde il sindaco. L'avevamo vista e comunque l'accetto volentieri, perché
ci siamo posti nella disponibilità affinché vengano ad essere acquisiti non tanto dall'ente pubblico, che per fortuna è esattamente già ne ha sufficienza, ma per le scuole. Non solo, ma ci siamo preoccupati anche del passo successivo, perché la maggior parte poi di questi computer dovranno essere o vedere una manutenzione e quindi essere resettati. E siccome c'è un problema tecnico nell'ambito delle amministrazioni, si muovono in maniera un po' pesante, e quindi abbiamo pensato di aprire, diciamo, una sollecitazione pubblica affinché i tecnici che vorranno rendere la propria disponibilità, logicamente completamente gratuita, al fine di prestare questo servizio nell'ambito delle due scuole, quindi dei due complessi che vorranno ospitare i computer, potranno non solo vederli installati correttamente, ma poterli anche vedere resettati e perfettamente funzionanti prima possibile. Comunque, grazie. Grazie Sindaco. Consigliere, vuole replicare? Esattamente. E consigliere Casadei, prego. Allora, la mia prossima domanda è rivolta al vice sindaco Tirincanti, sempre per quanto riguarda il Marano. Ormai siamo la coppia di effetto del Marano, io e lei, non di fatto, quella veniamo dopo di effetto. Allora, dall'intervento che ha fatto prima, vice sindaco, emerge purtroppo un dato, che non ci sono dati e non ci sono date, nel senso che è vero che lei dice siamo arrivati a giugno ed eravamo in campagna elettorale, quindi, però tutto quello che noi abbiamo visto e abbiamo letto, no, adesso arrivo con la domanda, tutto quello che noi abbiamo visto e abbiamo letto anche in riferimento al Marano, pensavamo che fosse già nella gestione strategica di insediamento. Arrivo alle domande. Io le chiedo un aggiornamento sul polo di formazione, vale a dire il percorso legato alla costruzione di un'università qui nella zona del Marano. Se vuole rispondere lei, sindaco, tranquillamente, anche perché sapevo che a gennaio forse c'erano delle novità. Siamo curiosi di sapere come sta andando il progetto, come procede, i finanziatori, le date, gli spazi. Io ricordo. Io rileggo le sue dichiarazioni, qui sembrava già tutto precostituito perché erano già state individuate 8.000 metri quadrati di superficie a Colonia Umbra, a Casa del Bimbo, due tipi di funzioni all'interno della Colonia, 3.290 metri quadrati, un investimento di circa 5 milioni di euro, era presente, si menzionava una fondazione privata, queste sono sue parole, non le mie, per cui le chiedo solo un aggiornamento. L'altro punto di questa domanda riguarda, forse per Tirincanti, il villaggio sportivo. Era un tentativo anche nostro, l'ha detto anche prima, per quanto riguarda il risanamento dell'offerta diurna del Marano, volevamo sapere se ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la costruzione, le attività, la gestione, forse anche l'assessore Conti, per quanto riguarda il progetto del villaggio sportivo. Grazie. Dare spazio a Conti, quindi 2 minuti 2. Per quanto riguarda il campus, le cose sono assolutamente confermate. Voglio rimarcare la questione e la partecipazione dell'ente pubblico, nel senso che l'ente pubblico è semplicemente l'ente che permetterà la realizzazione del campus, il cosiddetto facilitatore. Non saremo né coloro che acquistano la colonia, né coloro che costituiranno la fondazione, che andrà invece a esercitare nell'ambito della struttura l'attività didattica. Quindi quello che noi cerchiamo di fare ad oggi è semplicemente mettere in contatto le parti, permettere logicamente con quello che è il placet di un ente pubblico relativamente ad un progetto di dare oltremodo credibilità allo stesso e di metterci completamente, quello sì, a disposizione affinché tutta quella che riguarda le pratiche amministrative o tecniche abbiano le ali per volare nell'ambito dell'amministrazione e quindi possano avere e vedere un percorso assolutamente accelerato. Verrà ad essere costituita una fondazione esclusivamente privata, ci sono numerosi contatti di una bella imprenditoria locale e non a questo proposito, la quale logicamente andrà ad esercitare quella che è l'attività didattica e quindi prenderà in affitto quelle che saranno le strutture che saranno acquisite nell'ambito di quelli che sono i contatti che cominciano a formalizzarsi tra un fondo di investimento e la proprietà stessa. L'idea, ma resta logicamente un'idea che l'amministrazione ha messo sul tavolo, ma piace molto anche agli investitori, è quella appunto delle colonie del Marano, iniziando dalla colonia Ferrovieri e proseguendo anche con la colonia Casa del Bimbo, vero Roberto, se non erro, e Primavera, che ci hanno tutti contattato e ai quali piace completamente l'idea. È logicamente un'attività
che sta, si sta svolgendo, ma non nei 6 mesi, non si è conclusa. È un'attività ed è un progetto che ho detto anche pubblicamente in televisione lunedì, non più tardi lunedì, che sarei contenta se cominciasse anche l'ultimo giorno della legislatura. Ok, grazie. Grazie sindaco. Grazie. Esatto, darei. Grazie. Io grazie la parola all'assessore Conti per l'altra parte della risposta. Ho un'estrazione un po' particolare. Dove lavoro io, finché non ci sono le firme, non si parla neanche di un'eventuale prospettiva. Vi posso dire che probabilmente già nella prossima settimana potrò probabilmente ufficializzare qualcosa, però ribadisco, proprio per estrazione, forse anche un po' di scaramanzia, ditelo come vorrete, siccome ci sono alcune possibilità molto importanti che si stanno chiudendo e si chiuderanno nel brevissimo, parliamo probabilmente proprio della prossima settimana, quindi preferirei non scendere nel particolare. Diciamo che si sta cercando di dare a quella zona in particolare una caratterizzazione molto molto forte, che comprende sport di spiaggia e sport acquatici in particolare, ma che la riporta in un certo senso anche alle origini, come nacque quella zona. Non so se vi ricordate, c'erano alcune strutture in quella zona che richiamavano molti giovani e davano un certo tipo di movimento. Al di là di questo, faccio un po' fatica ad andare oggi, ma non perché non vi voglia rendere edotti della situazione, ma proprio perché non sarebbe neanche corretto verso chi sta lavorando in particolare su questo determinato prodotto, che sono queste manifestazioni o caratterizzazioni della zona. Se vuoi, io penso che sia possibile, se hai qualche domanda un po' più specifica me la puoi fare, però tieni presente che nello specifico di quello che avverrà in particolare, proprio nello specifico, preferirei scendere forse la prossima settimana o in qualunque altro momento, una volta che è tutto chiuso, ecco. Io sì, rinvierei ulteriori domande a un'altra circostanza, perché siamo strettissimi coi tempi, quindi se il consigliere vuole replicare, sì, però la controdomanda magari dopo la seduta. Cerco di... Si sente? Ok. Cerco di essere brevissimo. Dal punto di vista del campus universitario, a dire la verità, sono colto un po' da sorpresa, perché pensavo che fossimo oltre il concetto di idea e oltre il fatto che durante la legislatura lo faremo, nel senso che da come era stato posto pensavo che già avessimo la possibilità di sapere dei dettagli. Dal punto di vista sportivo, assessore, la mia domanda era la progettualità. Poi è chiaro, non è che le chiedo oggi di dirmi sarà SAS piuttosto che SRL o azienda eccetera, io volevo semplicemente sapere quale tipo di progettualità come villaggio sportivo, se poi c'è un'impresa che farà lo sponsor eccetera, volevo sapere a grandi linee il progetto della cosa. Grazie. Un sindaco, una precisazione? Necessità di fare una piccola precisazione, sono tutti progetti privati. Cioè, la SRL, la SPA, la Fondazione, non sono progetti dell'amministrazione, no, questa è una cosa importante, perché non è che vogliamo nascondere cose, noi renderemo solo possibili, noi rendiamo possibili le opportunità e le possibilità per la città, non andiamo a fare eventi, questa è una cosa, capisco che è difficile da entrarci, però è fondamentale per noi, quindi siccome saranno progetti da parte di imprese, molte anche internazionali, e che quindi stanno rischiando e stanno mettendo in discussione, non sarà un progetto dell'amministrazione, ma un progetto che sarà reso possibile dall'amministrazione. L'amministrazione? Io le chiedo questo, la sua naturale. Sì. Divertimento di giorno è sempre quella. Una data, una tempistica. Ciao. Ma no. Credo che abbia risposto in maniera più che esaustiva l'assessore Conti. Dopo
l'ho già detto, lui. Ok, grazie. Consigliere, dobbiamo andare avanti, dobbiamo proseguire. Grazie. Grazie, proseguiamo. Proseguiamo, consigliera Ripa, prego. Questa question time ha progetti contratti tra l'amministrazione comunale e la società Estudio SRL manifestazioni giardini d'autore. Si sono tenute delle manifestazioni già dal 20-21 di settembre 2014 e la prossima manifestazione giardini d'autore si terrà il 21-22 marzo 2015 presso la Villa Lodifei in Riccione. Ci sono necessità di conoscere quelli che sono gli accordi di collaborazione col Comune di Riccione, quelli che sono eventualmente i proventi o comunque gli emolumenti che vengono corrisposti per queste manifestazioni. Grazie. Grazie. Risponde il Sindaco? Sì, risponde il Sindaco perché è proprio di questi giorni. Non ci sono ancora, non sono definiti completamente la copartecipazione del Comune all'evento, perché di questi giorni appunto il dialogo con l'organizzazione. Ciò che vi posso dire è che è stato richiesto all'organizzazione anche un ripensamento e un ampliamento dello stesso intervento, ma non per favorire, anzi, ma così che, come sulla falsariga di quelle che sono state già le esperienze pregresse, quelle natalizie, abbiamo voluto mettere in contatto quelli che sono i comitati strettamente attigui alla manifestazione, nello specifico il comitato di Viale Ceccarini e il comitato di Paese, perché interloquisse appunto con l'organizzazione, ci potesse portare un pacchetto molto più ampio e molto più organico della manifestazione, proprio perché la città, in un periodo come quello, che è il periodo di apertura pasquale, deve essere molto più pronta nelle sue varie parti e non semplicemente nell'ambito di un giardino. Vengono la prossima settimana probabilmente a parlarci sia dell'evento stesso Giardini d'Autore che soprattutto di quella che è la prima abbozzamento della manifestazione su Riccione Paese, in ragione del fatto che per quanto riguarda invece Viale Ceccarini, il comitato, pur avendo già in animo di realizzare un'altra, anche sia pur diciamo lineare manifestazione, quindi una manifestazione che parlerà sempre di green, quindi sempre di verde, ha semplicemente concordato quelle che sono le proposte con l'organizzazione di Giardini d'Autore affinché non vi sia sovrapposizione, ma anzi vi sia un ventaglio sempre più ampio di manifestazione e di opportunità. Quindi non ci sono, non c'è delibera, non c'è. Grazie, Sindaco. Consigliera? Risposta soddisfacente, grazie. Grazie. Consigliere Ubaldi, prego. Sì, grazie. Ma la mia sarà una domanda molto semplice e anche da poco. Nell'ultima seduta di Consiglio Comunale, ed è d'attualità perché parlare di AM è sempre d'attualità per un modo o nell'altro, durante l'ultima seduta, quando abbiamo parlato nella conversione di agenzie di mobilità, ci è stato esibito un documento e questa domanda la rivolgo al signor Sindaco. Era un documento in pratica che ci dava l'esito di una relazione dei revisori contabili di agenzie di mobilità. Io chiedo in questo momento, proprio per trasparenza, al Sindaco chi le ha dato e come ha avuto quel documento che ha esibito in sede di Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, consigliere. Sindaco? Io ho i documenti e nel momento in cui ho i documenti li trasmetto. Non sono tenuta a dire a lei chi ha riferito a me di quel documento. Bisognerebbe poterne fare bisognerebbe fare appunto rendere prezioso queste informazioni che ahimè non arrivano neppure tempestivamente da quella che è la nostra partecipata. Ad oggi comunque è stato giusto anche per i più, perché per noi che abbiamo visto la pratica abbiamo meglio compreso, e poi forse anche la consigliera Bonfini, che è anche consigliera con me in provincia, ha visto anche l'evoluzione successiva. Quel documento è arrivato poi ufficialmente da parte di Agenzia Mobilità ed è un documento con il quale i revisori dei conti di Agenzia Mobilità individuano, sottolineano ed evidenziano una serie di criticità, sia per quanto riguarda la trasformazione di Agenzia Mobilità nella forma di SRL, ma soprattutto nella scissione successiva del ramo di azienda
del trasporto pubblico locale, lasciando in essere e quindi anche costituita una società degli asset, che è una società che avrebbe ad oggetto esclusivamente la manutenzione, la gestione di quelle che sono le strutture per la realizzazione del trasporto pubblico locale e per la realizzazione del TRC. Le osservazioni sono state così importanti e le sottolineature sono state così evidenziate correttamente che stranamente l'assemblea che era prefissata per il giorno 30, poi slittata al 6 di febbraio, è stata oltremodo posticipata al 5 di marzo. Quindi non siamo stati, anzi me ne scuso con il Consiglio Comunale, che siamo arrivati con quella frettolosità e con quei documenti ancora semplicemente abbozzati per il giorno 29, perché eravamo stati convocati il giorno 30, ma per motivi credo anche collegati alla stessa relazione dei revisori, l'assemblea è oggi convocata per il 5 di marzo, quindi probabilmente avremmo avuto più tempo e modo per poter conoscere anche altri documenti, tra i quali quelle che erano le relazioni e le dichiarazioni mancanti da parte dei soci e cofinanziatori del TRC, nello specifico la Regione, che si è, ahimè, pronunciato solo dietro sollecitazione dei collegi dei revisori l'altro ieri. Quindi effettivamente il collegio dei revisori aveva visto bene e aveva chiesto anche e sollecitato, consigliato agli stessi soci di Agenzia Mobilità di chiedere preventivamente, ciò che poi abbiamo noi fatto, un parere alla Corte dei Conti. Tra le altre cose, il parere richiesto dall'amministrazione comunale di Riccione e anche da altre amministrazioni comunali è stato già avanzato ed è oggi la notizia, se non erro, assessore Monaco, che si è già costituita la commissione per poter ricevere risposta. Quello che fa particolarmente specie invece, e ve lo offro come altro motivo di spunto e di sollecitazione, che nonostante Agenzia Mobilità, nella specie il Collegio dei Revisori, avesse appunto ritenuto particolarmente critica questo passaggio straordinario della società nella trasformazione in SRL, nella scissione della stessa, i revisori dei conti della provincia nulla hanno detto in merito, anzi hanno votato favorevolmente sia per la trasformazione che per la scissione. Sono questi gli elementi che fanno specie e sono queste le sollecitazioni e le osservazioni che dovrebbero essere motivo di spunto e di riflessione. Grazie Sindaco. Consigliere, vuole replicare? Sì, vede Sindaco, il suo concetto di trasparenza è alquanto alternativo. Molto sinceramente le ho fatto una domanda molto semplice. Lei ha preferito prendere la via di fuga, rispondendo in modo un po' tirato, ma capisco bene il motivo. La mia non era una domanda casuale e capisco anche il suo imbarazzo nel buttarsi su una spiegazione politica. Io ho fatto un accesso agli atti e facendo un accesso agli atti ho avuto risposta e posso dire in questa sede che la nota del Collegio dei Revisori dei Conti di AM è stata inviata al Consiglio di Amministrazione e all'Agenzia in data 27 gennaio 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità l'ha esaminata nella successiva prima seduta utile, ovvero il 3 febbraio, e nella medesima data ha trasmesso a tutti gli enti soci una nota di chiarimento corredata dalla sua chiamata nota del Collegio di Revisore dei Conti in data 3 febbraio 2015. Ora, io ricordo che in questa sede io quella sera mi espressi in maniera molto chiara dicendo a voi consiglieri: guardate che io sto prendendo nota per la prima volta di questo parere. E qualcuno di voi si è anche offeso nel momento in cui io ho detto che eravate in sudditanza psicologica. Bene, questo parere il sindaco non poteva averlo. Il 3 di marzo, questo è un accesso agli atti che può fare chiunque, io l'ho fatto, perché siccome lei ha posto qua un documento in sede, no, diamo a Cesare quello che è di Cesare, perché questo è un fatto molto grave. Lei ha fatto leva esibendo un documento che non era ancora stato presentato nel CDA di Agenzia e Mobilità. Lei mi ha risposto questa sera che non è tenuta a dare alcuna risposta, darà le risposte agli organi competenti. Io no.
Scusi, sindaco. Lei ha aperto la seduta consiglio. Scusa, ha parlato un attimo solo. No, no, lei. Ma come non mi ha parlato adesso? Ma cosa fa? Ma sta scherzando o davvero? Sindaco, io capisco, lei ha aperto, è un suo diritto sacrosanto. Nessuno ha dato la parola, a dire la verità, e il sindaco non ha detto niente, ha detto fate pure, è un po' cosa del la vedo nervosa e la cosa mi preoccupa. Ha aperto la seduta consigliare, e per me la giustizia è sacrosanta, sia che si chiami PD, AM o che si chiami del caso Zaffagnini, parlando di una condanna. Consigliere, devi aver dato la parola. Consigliere, le verifiche verranno effettuate nelle sedi opportune e non qua. Consigliere Marchetti? Prego. Sì, allora, vorrei conoscere le motivazioni. Ah, scusi, mi rivolgo all'assessore Monaco e mi sarei rivolta all'assessore Laura Galli, che però non è presente. Vorrei conoscere le motivazioni per le quali questa amministrazione non ha presentato progetti per il reperimento dei contributi fino a 30.000 euro dei fondi regionali stanziati con delibera di giunta regionale numero 1177/2014 del 21 luglio 2014 a sostegno di interventi rivolti ad adolescenti e giovani finalizzati all'adeguamento di spazi di aggregazione giovanili, luoghi dedicati all'informazione giovanile, spazi musicali dotati di adeguata attrezzatura acustica, spazi teatro a sviluppo della creatività, allestimenti tecnologici e dotazioni strumentali con PC, spazi multimediali, spazi a vocazione ambientale. Pertanto in 90 giorni si sarebbe potuto presentare un progetto anche per la messa a norma dello spazio relativo alla ludoteca Tana del Riccio, visto che la struttura è stata ritenuta inadeguata allo svolgimento di tale attività, ma a quanto pare questa occasione è stata persa. Ci si auspica in una maggiore attenzione per il reperimento dei prossimi fondi. Grazie. Sindaco? Io sì, perché quando l'assessore è assente risponde il sindaco, anche perché sono assolutamente a conoscenza della vicenda. Vorrei ricordare più che noi siamo entrati il 9 di giugno 2014, no? Forse ci ricordiamo, e che siamo divenuti operativi il 1 di luglio. Tendenzialmente, quando arrivi il 1 di luglio con un bando che scade dopo 20 giorni, chiedi ai tuoi uffici se ci sono progetti pronti, perché adesso, per carità, probabilmente la voglia di fare è tanta, noi ne abbiamo per fortuna ancora moltissima. Però credetemi, la bacchetta non è consegnata con la fascia, quindi è proprio materialmente impossibile, ma dal punto di vista amministrativo. Gli uffici non avevano assolutamente predisposto nessun progetto e quindi non abbiamo avanzato nessuna richiesta, perché diversamente non era possibile. Ciò non toglie che comunque abbiamo l'interesse di mettere a sistema la ludoteca e andremo a bando. Cioè, non esiste nessuna delle cooperative, lo voglio sottolineare ancora, preesistenti che abbiano o vantano dei diritti precostituiti in questa amministrazione. Questa amministrazione si comporterà come deve farlo e quindi con trasparenza aprirà le opportunità ad una città e anche oltre la stessa. E tutti coloro che vorranno presentare proposte, offerte o comunque progetti che calchino sulla richiesta fatta avranno l'opportunità di potervici partecipare. Non esiste più la parola proroga di precedenti situazioni, soprattutto in queste che erano anche gestite, a nostro avviso, prettamente a nostro avviso, in situazioni precarie. Non è una questione meramente di soldi, è una questione di riordino di quelle che sono le situazioni anche amministrative presenti in questa amministrazione. Io credo di averlo ormai detto in tutte le lingue e in tutti i modi. Negli ultimi 8 mesi, se c'è stata una cosa che io ho visto nell'ambito di questa amministrazione che filava dritto, mi è sfuggita, perché dal ponte, che è stata l'ultima, a mille altre che ci siamo trovati a dover esaminare, ahimè, erano più i buchi nell'ambito del procedimento amministrativo che il procedimento amministrativo stesso. Grazie sindaco. Consigliera, prego. Sì, comunque
Tendo a precisare che erano 90 giorni, non erano i 20 giorni, però a prescindere, quello della ludoteca è stato un esempio, quello che ho fatto. Il reperimento dei fondi potevano essere comunque fatti a prescindere su progetti, ovviamente, i progetti dovevano essere strutturati, però questo era un esempio, quello... Certo, ecco, una maggiore attenzione anche ai fondi emessi dalla Regione. Perfetto. Grazie consigliera. L'ultima domanda, consigliere Arcangeli. Grazie Presidente. L'ultima domanda riguarda il Vice Sindaco, adesso non è presente, risponderà il Sindaco, poi comunque va bene uguale, non è importante. La mia domanda di attualità riguarda l'accessibilità e la messa in sicurezza del mercato di Piazza Unità. Ricordo che già 6 mesi fa vi chiesi un intervento urgente per la messa a norma degli standard di sicurezza, e dando la possibilità appunto agli operatori e ai mezzi di soccorso laddove ve ne fosse necessità di operare. Quindi, l'amministrazione rispose con tante belle parole, buone intenzioni sulla volontà di riqualificare l'area, di mettere a norma tutto quanto, belli articoli sui giornali, però alla fine dei conti siamo ancora qui a parlarne e nessuno ha fatto niente. Quindi i cittadini aspettano, nel senso che quello è il minimo, no? Giusto? Sindaco, mi risponda pure, grazie. Prego. Io sono contenta perché cose che sono rimaste lì per anni sono diventate un'emergenza assoluta, anche perché lo dicevamo da sempre, io sono contenta, se siamo dalla stessa parte sicuramente faremo prima, quindi è una nostra priorità. Il problema è che quando per fortuna c'è anche grande disponibilità da parte degli operatori tutti, si comincia come normale dallo stato di fatto. Abbiamo raccolto tutte quelle che sono l'attuale situazione del mercato e abbiamo già convocato le parti affinché si possa raccogliere compiutamente tutte le loro osservazioni, che sono comunque nella direzione che voi già sapete, perché la priorità di quel mercato, ma lo era anche qualche anno fa, sono l'igiene e la messa in sicurezza. Per fortuna, dico, saremo dalla stessa parte, per fortuna siamo con gli operatori che si sono resi disponibili sia ad un allungamento del mercato su via Diaz sia ad un ampliamento dello stesso. Quindi senza pregiudizi e senza preconcetti andremo con loro ad esaminare la questione, mettendo comunque anche in campo degli interventi prioritari che dovranno essere già da questa primavera resi esecutivi, come ad esempio l'asfaltatura dell'intero piazzale. Quindi è attenzionata la questione, mi fa piacere che saremo dalla stessa parte, perché convengo che questa è veramente un'emergenza ed un'urgenza, peccato che qualcuno non l'avesse già fatto. Grazie Sindaco. Consigliere vuole replicare? No, grazie Sindaco, sono contento che i tempi stringono e quindi ha detto prima dell'estate, quindi staremo attenti a visionare il fatto. Grazie. Grazie consigliere. Passiamo al successivo punto ordine del giorno, abbiamo terminato le domande di attualità. Il prossimo punto è una delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'istituzione di una commissione d'indagine ai sensi dell'articolo 37 del regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. E il proponente, per questioni puramente tecniche, sono io, ma il primo firmatario della proposta di delibera è il consigliere Ubaldi. Il primo firmatario della proposta di delibera è il consigliere Ubaldi. E se vuole presentarla. Ero distratto, mi attira molto Cesarini. No, no, beh, com'è? De gustibus. De gustibus, sì, adesso non scherziamo, dai. Niente, ma sulla commissione di indagine ho sinceramente veramente poco da dire, anche perché è una cosa che abbiamo richiesto quasi ormai da 4 mesi. Per noi ci sono tutte le motivazioni a seguito di un accesso agli atti, a seguito di alcuni aspetti che per noi meritavano un approfondimento più chiaro e più intenso, proprio come quello che una commissione di indagine permette. Abbiamo deciso di fare congiuntamente, quindi tutti i consiglieri della minoranza, i consiglieri PD e consiglieri 5 Stelle, così raggiungendo un terzo come la normativa, abbiamo raccolto le firme e abbiamo fatto questa richiesta. A me serviva solo e a tutti noi
si aveva solo che questa richiesta venisse accolta, portata in consiglio e votata. A questo punto io mi rimetto al parere dei consiglieri, della giunta e tutti quanti voi, per capire qual è sarà la vostra posizione. Grazie. Grazie consigliere. Come specificato appunto al consigliere Ubaldi, se ci sono interventi da parte dei consiglieri relativamente all'istituzione della commissione, siete pregati di prendere, di chiedere la parola. Consigliere Dionigi Palazzi, Forza Italia, prego. Grazie Presidente. Noi siamo assolutamente favorevoli all'istituzione di una commissione d'indagine. La trasparenza nelle istituzioni è un valore fondamentale. Sottolineiamo che noi siamo favorevoli alla trasparenza e lo siamo sempre. Il consigliere Ubaldi, invece, pare essere favorevole solamente quando è all'opposizione. Vi spiego perché diciamo questo. Perché nel novembre 2009 l'allora consigliere Renata Tosi chiese l'istituzione di una commissione di indagine per indagare su quanto avvenuto all'interno del settore edilizia privata. La richiesta venne presentata nel novembre 2009, arrivò in consiglio a gennaio 2010. Quindi, Ubaldi, non si lamenti dei ritardi, perché capitano tutti. Accadde però una cosa strana, che il consigliere Ubaldi, che questa sera insieme al gruppo di minoranza chiede l'istituzione della commissione, quella volta votò contro insieme a tutto il Partito Democratico. Noi non abbiamo nulla da nascondere, siamo sereni, siamo tranquilli, siamo certi che l'operato del sindaco, della giunta e dei dirigenti sia stato impeccabile, quindi non abbiamo alcuna difficoltà a concedere l'istituzione di questa commissione d'indagine. Sottolineiamo però due cose, che uno, a differenza dell'altra volta, questa commissione avrà un costo, perché lei consigliere non ha specificato che la commissione opererà in maniera gratuita. Non avrà tempo di operare, perché lei consigliere ha chiesto solo 15 giorni per svolgere l'indagine. L'altra volta, per fare un paragone, avevano chiesto 6 mesi. Quindi questa commissione sarà probabilmente inutile e costosa. Al consigliere Ubaldi è stata anche offerta l'opportunità di esaminare tutti gli atti di cui aveva bisogno in commissione controllo e garanzia, della quale è presidente. Invece il consigliere ha preferito procedere per la strada della commissione d'indagine, evidentemente per un solo motivo, perché la commissione d'indagine ha un risalto mediatico ampiamente superiore a quella della commissione controllo e garanzia. Una commissione che non avrà i tempi di arrivare ad alcun risultato. E i tempi li ha scelti lei, consigliere Ubaldi. Noi le avevamo proposto 30 giorni, lei addirittura li ha ridotti a 15. Non troverà nulla perché nulla c'è da trovare. La scelta di un dirigente viene fatta in maniera fiduciaria dal sindaco e quindi non c'è semplicemente nulla su cui indagare. Noi voteremo sì a prescindere. Però, consigliere Ubaldi, ci faccia il favore di spiegare perché l'altra volta una commissione analoga ha votato no. Grazie. C'è qualche altro intervento da parte dei consiglieri? Sindaco o consigliere Galassi, Noricionesi. Prego. Dunque, buonasera, cercherò di essere conciso. Rileggerò alcuni punti di un estratto della commissione del 14 gennaio del 2010. L'assessore Tordi diceva, no, non è il mio, l'assessore diceva, questa commissione risulta essere un'inutilità e inattuabile, perché non c'è più il dirigente. Si chiedeva in maniera forte al consigliere Tosi di rispettare le norme e le leggi per dare la possibilità a tutti i cittadini di sapere le cose, ma chiaramente il consigliere Serafini per il PD diceva che noi non abbiamo nessun timore di essere giudicati né giudicare, sicuramente siamo convinti che però non sono i tempi giusti e quindi non voteremo questa cosa, non voteremo contro. Rincara il consigliere Piccioni con una perla dicendo: questa, secondo me, è solo speculazione politica bella e buona. Perché è legittimo voi, come minoranza, proporre le cose, ma è altrettanto legittimo che io ve le bocci. Noi salvaguardiamo la nostra amministrazione, continuava il consigliere Piccioni.
Volete verificare? Diceva il consigliere Bossoli. A me non piacciono le parole commissioni, io non sono d'accordo. Andate a vedere, fategli accesso agli atti, andate a vedere le cose nei consigli comunali, come si può fare tutti i consiglieri, tranquillamente. Ma no, io non voterò mai una commissione. E come diceva bene il mio collega Palazzi, tutto il PD, assieme al sindaco Italia dei Valori, votò compatto contro questa commissione. Ora, noi voteremo favorevoli a questa commissione, perché siamo convinti che la trasparenza sia il leitmotiv di questa amministrazione. Non abbiamo paura di nessuna commissione e quindi la concederemo. Per linearità di idee mi aspetto che il PD voti contro a questa commissione, perché se l'altra l'ha votata contro, perché questa devono votarla a favore? C'è differenza? Anzi, la cosa era molto diversa. Qui andiamo a discutere di un dirigente, di un'assegnazione di un dirigente che è a titolo del sindaco, mentre là andavamo a discutere di un dirigente che adesso tutti gli atti del processo andranno avanti, tutti i gradi del processo andranno avanti, ma è stato condannato. E il comune di Riccione non può più far parte civile, perché non può più far vedere i propri diritti, i diritti dei propri cittadini nei confronti di queste persone. Quindi noi, come ho già detto, voteremo favorevole a questa commissione, ma aspetto il vostro voto contrario. Grazie consigliere. La parola al consigliere Cicchetti. Prego. No, PD sei te. Allora, mi sembrava che siamo usciti da quella stanza là dicendo che era gratuita sta commissione. Se non fa l'emendamento, la proposta l'aveva fatta lei. Adesso ti do del lei, perché io ho chiesto al consigliere proponente, nello specifico il Ubaldi, se fa l'emendamento, se è d'accordo nel fare l'emendamento. Il problema è che oggi la delibera arriva senza. Sì, no, ok, va bene, facciamo in gratuito. Talmente scontato che non c'era scritto, quindi io ho un ruolo di forma, lo metteremo, verbalizzeremo e ok, lo aggiungeremo. Il consigliere ha finito? Oh, benissimo. Consigliera Raffaelli, prego. Grazie Presidente. Dunque, partirei dall'intervento di Fabio sul concetto di trasparenza relativamente a quel documento mancante. Il nostro concetto di trasparenza va ben oltre un documento che arriva 3 giorni prima e che non ha minimamente influito sulla nostra scelta, che era motivata da una serie di incognite e di dubbi relativi all'operazione nella sua interezza. Per quanto riguarda la delibera, anche io parto con una dichiarazione di voto, che chiaramente è una dichiarazione di voto favorevole all'istituzione. Della commissione stessa per verificare che nella procedura concorsuale siano stati rispettati taluni principi, quali quello di correttezza, trasparenza, efficienza, efficacia, legittimità dell'azione amministrativa. Quindi la massima disponibilità all'istituzione di questa commissione. Non posso però fare a meno di ricordare, come ha già fatto il consigliere Galassi, taluni passaggi che appartengono alla storia recente. Quando appunto in minoranza il consigliere Tosi, io, Montanari, la minoranza tutta, andammo a chiedere l'istituzione di una commissione d'indagine sul caso Zaffagnini, una questione ben più grave rispetto a questa, che oggi addirittura ci impedisce di costituirci parte civile, quindi dei risvolti veramente che hanno prodotto un nocumento a questo comune, all'intera comunità di Riccione. Tu Fabio c'eri, eri presente a quel dibattito e il Partito Democratico ci ha negato la possibilità di istituire questa commissione, motivandolo, come diceva Galassi, con un lapidario: è inutile una simile commissione,
I consiglieri possono liberamente avere accesso agli atti, per cui non è assolutamente necessaria l'istituzione di una commissione di indagine. Questo è quello che è scritto dai verbali, non lo sto inventando, sono lì, quindi sono a portata di mano di tutti noi consiglieri. Perché allora, mi chiedo, se allora era sufficiente una richiesta di accesso agli atti, non lo è oggi? Non bastava allora, se allora bastava semplicemente la richiesta dell'accesso agli atti? Può valere anche per oggi, no? E invece andiamo alla richiesta di questa costituzione della commissione di indagine, che è legittima e che noi appoggiamo, perché è uno strumento della quale il consigliere deve fare uso qualora lo ritenga opportuno. E quindi mi pare che la vostra incoerenza sia un segno di confusione interna al partito, perché là non andava bene la commissione di indagine. Oggi invece è necessaria una commissione d'indagine. A questo proposito noi abbiamo le idee molto chiare, nel senso che una cosa prevista dal regolamento è l'accesso agli atti, altra cosa prevista dal regolamento è lo strumento della commissione d'indagine, e ne abbiamo una precisa e piena consapevolezza, quale strumento per andare a verificare a rispondere a esigenze di chiarezza da parte dei consiglieri di minoranza, e allo stesso tempo come strumento per andare a ribadire la correttezza di taluni procedimenti, sui quali peraltro si è già espresso il TAR regionale dicendo che non ha nulla da eccepire in merito alla procedura concorsuale. Credo che si tratti semplicemente di una operazione puramente strumentale, ma dico con fermezza che non permetteremo a nessuno di gettare nessuna forma di discredito così gratuita ed ingenerosa nei confronti del nostro modus operandi, che tu voglia dire, Fabio, è improntato invece al principio della trasparenza e della correttezza. Questi sono valori fondanti che forse voi avete perso di vista qualche volta. Mi viene in mente ad esempio una lettera di patronage alla Carige per un prestito di 1,2 milioni di euro a firma di Massimo Pironi, c'entra perché fa parte dell'operazione trasparenza. Qui, sì, voi c'è, tu facevi parte di quella maggioranza, dove era un'altra parte? Uno alla volta. Fabio, tu facevi parte di quella maggioranza, non è assurdo, è così. D'altra parte abbiamo anche un altro impegno per oltre 380 mila euro con Cari, con una promessa di una futura delibera in consiglio comunale. Quindi credo che quella trasparenza che a vostro dire è mancata nella procedura concorsuale per la selezione del dirigente all'ambiente, urbanistica ed edilizia privata, non è la stessa trasparenza che è mancata in queste due occasioni, nella quale qualcuno si è autorizzato da solo ad impegnare dei soldi pubblici? Questa è quella trasparenza di cui parlavamo prima. Forse per voi è un principio che va a giorni alterni a seconda che ci sia il sole o a seconda che ci sia la pioggia, non lo so. Mi spiace, ma siccome la storia non si cancella con un colpo di spugna, noi lezioni di correttezza e trasparenza da questo PD non ne prendiamo. Grazie. Grazie consigliera. Consigliere Ubaldi, 5 minuti, poi sindaco. Sì, grazie presidente. Vedo che avete argomentato ognuno in un certo modo, ma vedo che vi hanno scritto cose, ma forse manca una visione un po' più allargata. Se noi focalizziamo solo ed esclusivamente quella richiesta di commissione d'indagine, sembra che si stia parlando di un caso eccezionale. Invece noi abbiamo subito commissioni di controllo e garanzie, commissioni d'indagine per tutta la legislatura. E il mio vero motivo per cui quella volta mi opposi, oltre a essere bombardato sistematicamente, e quella sì che era politica speculativa, perché quello che ha detto il consigliere Palazzi, a parte il fatto dei costi che eravamo già usciti dalla controllo di garanzia ed era chiaro per tutti, però lo vogliamo rimettere in discussione, facciamo l'emendamento e vale lo stesso principio che vale per voi, costo è zero.
ma indipendentemente da tutto, il risvolto mediatico di cui parlava Palazzi, cioè io capisco che fa più, no, o forse la Raffaelli, capisco che fa più eco una commissione di indagine rispetto a una controllo e garanzia, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè il risvolto mediatico è quello che si utilizza attraverso i social network, attraverso i giornali, e lo puoi utilizzare allo stesso modo sia che si parla di commissione di indagine sia che si parla di una controllo e garanzia. Noi abbiamo reputato che ci fossero gli estremi per attuare una commissione di indagine. Voi potevate votare contrari o votare favorevoli. Il sindaco, ex capogruppo dell'opposizione, si è trovato in delle commissioni dove ha potuto agire in maniera normale e in quella lì dove se l'è trovata contrario il voto, ma indipendentemente da questo. Ora, vogliamo mettere in discussione una richiesta come questa, come dicevate voi, è lecita. I tempi, per quello che si vuole dire, sono 4 mesi. Se sono stati messi 3 mesi nella passata legislatura, per me sono molti lo stesso. Cioè, indipendentemente da tutto, adesso poi dall'iter utilizzato, io quello che non concepisco molto sinceramente è di fare un parallelismo tra due cose come quella di Zappagnini, dove avete aperto il Consiglio Comunale parlando di una sentenza, e in quel momento noi andavamo a votare una commissione d'indagine dove il dirigente non c'era più, l'ennesima richiesta, l'ennesimo controllo, l'ennesimo massacramento, l'ennesima ostruzione a un'azione di governo. Questa è la prima richiesta. Dopo 9 mesi arriviamo a una commissione d'indagine, una richiesta di commissione d'indagine, e stiamo a discutere su un parallelismo di un dirigente che è appena entrato, di un processo per noi dubbio, ma la commissione d'indagine serve a togliere ogni dubbio, e se permettete, il TAR non si è già espresso, a parte il fatto che sulla commissione d'indagine io non ho espresso cosa devo chiedere. Ma no, non hai capito, le domande le farò io, le faremo noi, abbiamo i buoni propositi per sapere dove andare a toccare. Poi se tutto è a posto, guardate che siamo tutti contenti, qui nessuno voglia tanto di beghe, però non mi venite a fare tante storie, perché poi alla fine della fiera le commissioni di indagini, siamo diventati sindaco, ma continuano. Vedi ieri esposto alla procura per quanto riguarda la Palariccione, ogni cosa si butta alla procura, il percorso, visto che alla Raffaele è piaciuto svariare un attimo, vogliamo parlare del percorso del TRC? Ah no, ma ci fermiamo subito. Adesso addirittura questa guerra continua contro Mister X, che è sempre quel PD, che fa comodo tanto a tutti dirlo, si sta attaccando alla magistratura. Staremo scherzando. Lei, sindaco, si deve rendere conto che in questo momento è al governo della città e deve prendersi le responsabilità. Il Palas è una sua responsabilità. Ha fatto un atto di, scusi, se mi permetto di dirlo, ma inconcepibile. Si è rimessa in discussione, cioè ha rimesso in discussione il suo operato anche lei. Cioè ha preferito fare un esposto alla procura della Palariccione. Questo è assurdo. Io lo trovo assurdo. Io posso parlare? 5 minuti. Il TAR, così chiudiamo, il TAR non si è espresso negativamente, a parte che ha fatto ricorso uno dei concorrenti, e questo non c'è da niente. Il TAR non era organo competente per dare una risposta in quel merito, non era nel merito, è una cosa molto diversa. Il TAR non si è espresso sull'operazione amministrazione ministeriale. Lui dice parole molto schiette, la sentenza dice: io non sono l'organo preposto per dare una risposta a una richiesta di questo tipo. Stop. Allora, la chiarezza vale per tutte e due. Noi abbiamo avuto la vostra posizione, stasera chiediamo alla commissione d'indagine, la voterete favorevole, credo che sia un principio sano. Do merito, vedremo l'esito della commissione. Grazie consigliere. E consigliere Santi, prego. Eccoci. Allora, noi avremmo dovuto chiedere tante commissioni di indagine con tutti i disastri ereditati, perché già sono stati detti dalla consigliera Raffaelli, dal sindaco,
ci siamo trovati in questi primi mesi ad ereditare tantissime difficoltà ereditate appunto dalle amministrazioni passate. Però la linea di questa maggioranza è sempre stata quella della trasparenza. Se viene chiesta una commissione d'indagine, verrà concessa, verranno fatti tutti gli opportuni accertamenti, perché non abbiamo paura della verità, semplicemente. Non so se vale lo stesso, se sia valso lo stesso principio nelle amministrazioni precedenti targate PD. Cioè, se la paura di trovare qualcosa ci sia stata, oppure anche nelle altre amministrazioni ci sia stata, come in questo caso, l'idea di dare pieno accesso alla trasparenza, pieno accesso agli atti, pieno accesso alla commissione d'indagine. La critica per il sindaco, per la procura, trasparenza anche questa. Trasparenza quando il sindaco ha dei legittimi dubbi dal punto di vista penale, può benissimo informare, anzi deve benissimo informare la procura, è obbligata a farlo, e per voi forse è una novità, perché i sindaci precedenti probabilmente non l'hanno fatto, probabilmente avrebbero dovuto interessare la procura di certi argomenti, ma non l'hanno fatto, e adesso ci ritroviamo, senza dover tornare alle lettere di patronage, adesso ci ritroviamo una serie di problemi da affrontare. Commissione d'indagine l'avremmo potuta fare sul discorso del lungomare, per esempio. Ci siamo trovati una causa, come sapete, da 15-18 milioni di euro del costruttore sul lungomare, come due cause addirittura, non una. Come vedi, Fabio, le commissioni d'indagine potrebbero essere tantissime. Noi non abbiamo problemi, non dobbiamo fare le commissioni d'indagine, abbiamo gli atti, sappiamo quello che è stato fatto e stiamo relazionando pian piano i cittadini di tutto quello che è successo in passato e di quello che faremo. Quindi trasparenza. Capisco che il PD riminese, riccionese, quando sente la parola procura si allarma, viste le indagini che comunque stanno interessando esponenti di primo piano del PD riminese e anche riccionese, cito l'ex sindaco di Riccione Massimo Masini, cito l'attuale sindaco di Rimini Andrea Gnassi, cito gli ex presidenti della provincia, quindi Vitali e Fabbri. Certamente sono indagati, non è che sono stati condannati. Con Zaffagnini, come dicevamo prima, c'è una condanna di primo grado, qui c'è un'indagine in corso. Noi non abbiamo paura della procura, non abbiamo paura della verità e dell'accertamento della verità. Diciamo sì alla commissione. E poi un'ultima cosa, un'ultima puntualizzazione. Le cose che vi hanno scritto, le cose che vi hanno imboccato, anche all'inizio, Fabio, hai detto che le cose che vi hanno raccontato, come se noi fossimo, hai capito, dei bambini davanti alla maestra che ti insegna il compitino. Noi abbiamo una testa, abbiamo una riflessione, noi i nostri appunti li scriviamo, non ce li detta nessuno. Ti faccio vedere il foglio che non ha un marchio, per esempio Partito Democratico. È un semplice foglio a quadretti, capito? Dove mettiamo i nostri appunti, le nostre riflessioni, mettiamo le nostre idee e le esponiamo alla città. E siamo responsabili solo nei confronti della città che ci ha eletto. Grazie. Sindaco, prego. Sì. Evviva la commissione d'indagine, perché finalmente si potrà fare nel comune di Riccione. Perché grazie a noi, e quindi grazie all'attuale maggioranza, finalmente le commissioni d'indagine in questo comune si potranno aprire. E lo dico a chiare lettere, sottolineandolo, perché il Partito Democratico, tutti indistintamente, e tutta la maggioranza precedente, ce l'ha sempre negata. Dopo, per carità, uno può cambiare idea, fa un po' specie perché può forse cambiare idea nell'ambito degli esponenti del Partito Democratico, ma poi quando la stessa persona che oggi è colui che formula la richiesta della commissione d'indagine ed è la stessa medesima che nei banchi della maggioranza, quando sedeva al governo di questa città, ha invece testualmente votato contro, voi capite che fa particolarmente specie. E non voglio neanche sottolineare la gravità e la differenza di gravità degli eventi sui quali veniva chiesta da noi la commissione d'indagine e quella sulla quale viene chiesta oggi. Ho voluto portare alla conoscenza dei più, perché lo farò sempre, ho detto, in consiglio comunale, a differenza anche questa rispetto alle amministrazioni precedenti, i fatti che hanno riguardato l'ex dirigente e l'attuale dipendente comunale, l'architetto Ghirardi.
perché l'architetto Ghirardi è l'attuale dipendente comunale. Quindi anche allora, nel 2009, l'architetto Ghirardi era dipendente del comune di Riccione, non era stata allontanata dal magistrato, perché anche questo forse bisogna ricordarlo, perché anche l'ingegner Zaffagnini venne mandato in ferie dal PD, ma fu il pubblico ministero che lo sospese, mentre l'architetto Ghirardi ha continuato a lavorare alle dipendenze dell'amministrazione PD per tutto il tempo, quindi anche la bufala e quindi le unghie sugli specchi con le quali già allora si tentò e si ottenne la non costituzione della commissione d'indagine, voi capite, non tengono, perché allora ci disse il Partito Democratico che non si poteva costituire una commissione d'indagine per due motivi. Prima di tutto perché il consigliere ha comunque un potere d'indagine suo proprio, tra virgolette, attraverso l'accesso agli atti. Strano che oggi è ritenuto dallo stesso Partito Democratico non sufficiente. Ma per me, guarda, porte aperte, anche finestre aperte, quindi potete venire a costituire tutte le commissioni d'indagine che volete. Seconda cosa, non si doveva costituire quella commissione d'indagine che poi ha portato così tanto documento all'attività amministrativa e al buon decoro del comune di Riccione, perché il soggetto sul quale volevamo fare accertamento, che poi non era il soggetto, ma lo ricordo che l'oggetto erano gli ultimi 3 anni dei rilasci di permessi di costruire, non era più presente in amministrazione. Peccato invece che lo fosse. Voi capite, no? Cioè, è veramente l'apoteosi, io capisco, dai, il PD deve trovare visibilità, oggi sbandiera la questione della trasparenza, della correttezza, ci dobbiamo ripulire l'anima e quindi via con la commissione d'indagine. Peccato che la carta canta e la carta resta in un'amministrazione. E non è più tardi di 4-5 anni fa che le cose erano esatte e contrarie, solo perché probabilmente si doveva nascondere il più. Perché poi io l'indagine la feci a spese mie, 2.000 euro mi costò di esperto, feci la commissione d'indagine e presentai 3 esposti sulla stessa pratica che ebbero degli accertamenti importanti ancora in corso nei confronti dello stesso dirigente. Questa era la trasparenza di cui oggi vi fate tanti paladini e che allora non avete regalato, non a me, non a Luciano o a Lele Montanari, che eravamo già in consiglio comunale, o a Elena Raffelli, che chiedevamo a alta voce, ma non a tutela nostra, a tutela della città, di dare trasparenza e visibilità e comunque correttezza, ma anche non solo per noi, ma per tutti, anche per voi, così come lo stiamo facendo noi. Ma allora vi siete trincerati, come avete sempre fatto, dentro al palazzo, chiuso a chiave, perché nulla doveva sfuggire, nulla doveva essere visibile, nulla doveva essere portato alla conoscenza della città. Questo noi non lo facevamo allora e non lo facciamo adesso. E quindi non ci si tana nella richiesta della commissione d'indagine. Non viene tanata la maggioranza, non abbiamo paura di questi richiami che ci fate. Cioè, questa commissione doveva essere forse il mettere in tana il sindaco o l'attuale maggioranza, perché sicuramente avrà qualcosa da nascondere, non permetterà mai la costituzione di una commissione d'indagine su un procedimento che ha già visto anche il ricorso di uno dei concorrenti? Ma no! Presentate tutte le commissioni d'indagine che volete, guardate tutti gli atti che volete, anche perché, se volete, ve ne forniamo noi taluni. E ultimo, non per ultimo, perché mi dispiace anche aver letto quelle dichiarazioni sulla stampa, ma è compito vostro, dovete assolutamente espletare il compito dell'opposizione, così come io ho fatto per tanti anni. Il mio esposto sul dottor Biagini è doveroso. E io capisco che non l'avete mai fatto, forse non vi entra neanche nel modus operandi. Il sindaco è un pubblico ufficiale. Quando viene a conoscenza di fatti che possono inglobare un reato, ha il dovere di denuncia. Lo capisco, non l'avete mai fatto, figurati se vi può entrare così facilmente nella mente. Io lo faccio, ok? E quando io sono venuta a conoscenza, con lettera protocollata alla mia attenzione, che un revisore dei conti mi rimette il mandato perché pensa di espletare il suo incarico a nome mio, anziché a garanzia dei terzi, voi capite che la sua attività nell'ambito di quella società è messa fortemente in discussione, perché un revisore dei conti è terzo.
sia rispetto all'amministrazione, a uno dei soci, sia rispetto all'amministrazione di quella società. Avrebbe il compito di controllare l'amministrazione di quella società per garantire i creditori, i soci e i terzi tutti. Se pensa di espletare quell'incarico per conto di uno solo dei soci, gli altri come ha agito? Cosa ha fatto? Per quello che mi sono permessa di farlo presente all'Assemblea e di presentarlo alla Procura della Repubblica. Così si fa. Io lo capisco, forse piano piano nei 5 anni vi entrerà, non è un problema. Così come ho fatto con Carige, perché è venuta a conoscenza di una lettera di patronage firmata da una persona fisica e non avallata da un consiglio di amministrazione, ho il dovere di presentarla. E sulla lettera poi della Karin, la gravità è ancora maggiore, Fabio, perché probabilmente non lo ricordi, ma la lettera che il sindaco invia alla Karin per dire di lasciare aperta la linea di finanziamento complessiva di 3,2 milioni a favore di Aeradria, che sarebbe stata coperta per 388.000 euro dal comune di Riccione, testuali parole nella lettera, quindi nero su bianco a mia conoscenza, e c'è scritto che la pratica aveva già avuto l'avallo di una giunta, del gruppo consigliare di maggioranza, e sarebbe stata portata in consiglio comunale entro il 30 settembre prossimo 21. 3 cose su 3 false, in una lettera che un'amministrazione invia a una banca. Secondo voi, davanti ad una dichiarazione di questo genere, io mi tengo la lettera a casa? Voi probabilmente non avete idea di che cos'è un sindaco. Punto. Quindi io faccio il mio lavoro, credo di saper cosa deve essere fatto, se avete qualcosa da dirmi sono qui tutto orecchie per poter essere consigliata, però non venite a dirmi che certi passi non le devo fare e soprattutto che certi passi non sono senso di responsabilità. Io so perfettamente che cos'è la Palas Spa in liquidazione e il Pala Congressi SRL, cosa che anche questa sera ho sentito con grande confusione, perché sono due cosine diverse, eh? Sono due cosine completamente opposte tra di loro e vi inviterei di andare ad approfondire che cos'è una e che cos'è l'altra. Dopo piace, no? Sulla stampa butto lì un pochino di congressuale accanto a qualcosa di proprietario e via il bolirone. Un conto è la società di liquidazione, relativamente al quale io ho contestato la modalità di certificazione con questo invio alla procura e di cui dubiterò la bontà del bilancio, chiedendo eventualmente se l'altro socio, che non sapeva niente, concorda con me di ottenere una certificazione esterna, perché io ci tengo ai soldi dei miei cittadini. Un conto è la società di gestione, che invece non vede solo la partecipazione del comune di Riccione e che fa ben altra cosa nell'ambito del congressuale stesso. Comunque, piano piano probabilmente le cose e i tasselli saranno ben inseriti, però a me la confusione non viene fatta. Io ci sono stata 10 anni in quei banchi dell'opposizione e so perfettamente cosa succedeva, anche perché mi piace, sono curiosa, sono del mestiere, ahimè, quindi le cose come devono essere fatte più o meno le conosco e io continuerò a farle. Prevenendo comunque alla commissione d'indagine, ahimè, non è stata tanata la maggioranza, anzi la maggioranza si è resa completamente disponibile all'apertura della commissione d'indagine. Adesso io attenderei con ansia il voto del PD, perché il PD ha detto no nel 2009 alla commissione d'indagine perché i poteri del consigliere erano supremi. Questa sera io non so che cosa mai dirà, perché c'è qualche problemino, perché allora le pratiche sono demagogiche, sono strumentali, sono finalizzate esclusivamente alla propria visibilità, che per carità potete avere, potete ottenere, ma sicuramente non avrete la credibilità di un partito che le cose le fa perché ci crede. Le dichiarazioni di voto sono dopo la replica finale del relatore, che dovrebbe essere lei, consigliere. Quindi, se vuole replicare. Replico semplicemente con una leggera delucidazione. La scorsa legislatura, l'unico sono io, quindi
loro non c'entrano niente, non esistevano, non esistono, non è possibile fare. No, cosa c'è? Lei, guardi che il PD non è una malattia, non è l'AIDS, eh? No, quindi no, perché siccome ogni volta ne parla come, cioè facciamo un distinguo, cioè essere democratici fa parte di una cultura, politica, poi dopo giusto o sbagliata che sia, non è un problema, non è che siamo infetti. Indipendentemente da questo, loro non c'erano, c'ero io, ok? Su Zappagnini ho già spiegato a Modino, era già arrivata la magistratura, c'era un percorso che andava per i cavoli suoi e che rispettavamo, visto che si parla di magistratura. Per quanto riguarda invece il discorso del adesso mi ha sfuggito perché stavo parlando di Zappagnini, la lettera di patronage, grazie Elena, la lettera di patronage, ti prendo come segretaria, no, la lettera di patronage, se permetti, sì, è una battuta. No, non si può fare. Non si può fare, sì. Segretario, andiamo avanti per cortesia. Perché la segretaria cos'è? Un servo? Va bene. È una collaboratrice, comunque se lei è problematico se il sindaco lo vede come un servo, segretario, però va bene, ok. Consigliere, torniamo sull'argomento per evitare. Indipendentemente da questo, la dichiarazione di voto, malgrado le argute provocazioni politiche, ennesimamente politiche del sindaco, è normale che la commissione l'abbiamo proposta noi, cosa vi aspettate? Che la votiamo che votiamo contrari? Quindi voteremo favorevole suo malgrado, faremo le verifiche del caso, se non c'è nulla da temere non ci saranno problemi, va avanti l'attività amministrativa, va avanti il nostro lavoro da consigliere, l'unica cosa è che questo tassello, questo tartasso che ha per tutto ciò che è PD, io credo che per lei, glielo ripeto per l'ennesima volta, non sarà salutare. Non è tutto male quello che esce dal PD, non è tutto come immagina lei, non è un mondo macabro. Qui ci sono delle persone che hanno un'intelligenza, come diceva prima Santi, e anche a lei voglio dare spiegazioni. Quello che hai detto prima, Luigi, è di tutto rispetto, ma io mi sono permesso di dire una cosa del genere solo ed esclusivamente perché in quest'aula, tolti me, Montanari e la Raffaelli, voi non c'eravate. Tutto quello che avete potuto scrivere l'avete potuto scrivere perché qualcuno giustamente ve lo ha detto e non era come per dire siete i bimbi all'asilo che vi fanno i discorsi perché non li sapete interpretare. Giusto? Bene, siccome qualcuno ve lo deve aver detto perché ci si documenta quanto vuoi le argomentazioni da consiglio o ve le dicono, però era solo per spiegarci qual era. Esatto. Vabbè, allora questo è già un passo avanti. Ok. Voto favorevole, assolutamente favorevole, perché crediamo che ci siano i presupposti per andare avanti. Grazie consigliere. Qualche altro intervento per dichiarazione di voto? Consigliere Cicchetti, prego. Allora, sinceramente io mi sono stancato di sentire i discorsi all'indietro, cerchiamo di andare avanti. Vi ricordo solo una cosa, se nel 2011 a Rimini vinceva la destra, il PDL, o avevamo il vicepresidente di Area Adria, Mario Formica, oppure avevamo Gioenzo Renzi, che era uno dei più forti sostenitori del TRC. Quindi o avevamo il vicepresidente di Adria, perché in ballo nel 2011, io c'ero a Rimini, il centrodestra, candidati possibili, aveva Mario Formica, capite? Sentite? Mario Formica, oppure Gioenzo Renzi. Gioenzo Renzi ancora sul suo sito c'ha che il TRC è la soluzione a tutti i problemi del traffico. Mario Formica è uno di quelli indagati, ce ne sono anche altri del centrodestra. Ce ne sono anche altri del centrodestra, di Alleanza Nazionale. Lo capiamo questo? Allora cerchiamo di chiudere e andare avanti, non tutte le volte di dire, perché è così. A Rimini avremmo un vicepresidente di Area Adria, secondo voi venivano fuori le lettere di patronage se c'era il vicepresidente di Area Adria, sindaco? Ecco,
Quindi sono il consiglio comunale, le deputate ci possono stare. Sì, sì, no, vabbè, non mi interessa niente, ci possono stare, ma andavamo avanti su Area Adria col vicepresidente. Chiuso il discorso, io non sono in grado di fare previsioni. Il discorso è che io a settembre ho chiesto l'accesso agli atti, non mi sono stati concessi, ho provato anche col cosiddetto mail bombing, ma aveva promesso che lui mi ha detto se smetti ti mando qualcosa, ma ha mandato il numero che io le guardo tutti i giorni, perché tanto quello che esce sui giornali è quello che viene pubblicato sul sito del comune, io più di quello non so. Mi ha mandato le stesse robe che io già conoscevo, non mi ha mandato niente di niente. Io so solo che c'è un filosofo che ha fatto un anno in quella posizione a Coriano e poi è stato cacciato via, questo è il discorso, in una posizione che dovrebbe essere occupata o da un ingegnere o da un architetto. Allora io vi chiedo, voi vi fareste operare da appendicite da un filosofo? Ok, va bene, lo sappiamo. Consigliere, era una dichiarazione di voto? Cosa votate? Probabilmente sì. Ok, pensateci bene. Comunque, in risposta a quello che ha detto, io ho interrotto il mail bombing dicendo che molti degli atti che continuava a richiedere tre volte al giorno, tutti i giorni, in realtà erano accessibili dal portale semplicemente cercandoli. Ho fatto notare questa cosa qua. E in effetti il mail bombing è cessato, quindi presumo che li abbia trovati. Ma io credo di aver capito benissimo. E qualche altro intervento da parte dei gruppi consiglieri? No? Prego, sindaco. Chiudiamo. Voglio ricordarvi che Zaffagnini era ingegnere, quindi non è che questa garanzia di professionalità poi nella vita funzioni sempre. Comunque chiudo perché sicuramente avrete modo e termine. Io sono in un consesso politico, il Consiglio Comunale è un consesso politico. È vero che la maggior parte di voi non erano presenti nel precedente Consiglio Comunale e anche questo è viva, perché se si muove un pochino la città e partecipa anche più attivamente, sia in termini di pubblico ma anche in termini di Consiglio Comunale, io ne sono stracontenta. Sta di fatto che comunque, anche se consiglieri, adesso non faccio riferimento al Movimento 5 Stelle perché non era presente proprio in maggioranza la volta scorsa, ma se i consiglieri attuali del PD parlano a titolo personale, io lo scopro questa sera, lo tengo a mente, e se non rappresentano un partito, o meglio, questa sera ne disconoscono addirittura l'appartenenza, io lo scelgo e cambio le etichette. Così eventualmente forse facciamo più chiarezza anche alla città. Perché quando si è in un consiglio comunale ed è un consesso politico, si rappresenta un partito. Come tale, io faccio riferimento a quello. Partito Democratico, prima rappresentato da tante più persone, perché stava in questi banchi affollando gli stessi, ha detto no, no sonoro alla costituzione di una commissione d'indagine, ok? Questa sera mi si dice, ma noi la possiamo chiedere perché siamo persone diverse, non siamo il PD. C'è un po' di confusione, credo che ci sia un po' di confusione, perché la rappresentatività politica è tale. Quindi nel momento in cui al di sotto della targhetta del nome esiste un simbolo, io credo che vi sia la rappresentatività della stessa. Però a me è sufficiente una comunicazione che siete qui a titolo personale, costituito un gruppo misto, io sono contentissima, rispetterò comunque la vostra rappresentatività e continueremo a operare in questo consesso politico. Il problema di fondo è che invece forse l'appartenenza politica l'avete, ma il problema è che vorreste disconoscere i padri, le madri, i parenti di quel partito, ma di quel partito fate parte. Quindi al di là del fatto che le buone persone, le brave persone ci sono ovunque e io non vedo l'ora di averle partecipe in questa amministrazione, perché abbiamo una città che ha bisogno di entrambe le parti, ahimè oggi mi trovo di fronte ad un Partito Democratico che aveva detto tanto no ad una commissione d'indagine perché aveva paura, aveva timore, doveva nascondersi e chiudersi a casa propria affinché nulla fosse portato a conoscenza della città, ed oggi improvvisamente abbiamo un Partito Democratico nuovo che alle stesse cose risponde in maniera esatta e contraria. Per me ben venga cambiare idea, ho detto io per prima, è la cosa più bella di questo mondo,
accetto che anche il Partito Democratico abbia cambiato idea sulle costituzioni delle commissioni d'indagine, continuo a sottolineare che non ci tana oggi come non ci tanerà mai. Ok? Quindi voi fate tutte le richieste che volete, fate tutti gli accertamenti che volete, abbiate solo però un po' di pudore, perché sicuramente quello di cui non avete perso, avete perso questa sera, è di grande credibilità, perché la carta canta, bambini. Cioè, quindi nel 2009 siete stati capaci di dire, di chiedervi a chiave o nella segretezza di un'amministrazione, e oggi improvvisamente invece avete improvvisamente esplosa questa mania, questo bisogno di grande correttezza, di grande trasparenza. Ben venga che si costituisca la commissione d'indagine, che sia operativa secondo quelle che sono state le indicazioni da voi indicate, perché poi tra le altre cose avete fatto assolutamente tutto da soli, e non ci sarà mai l'opportunità, e non avrete mai l'opportunità di avere chiusa la bocca, perché per me è sacrosanto il diritto anche dell'opposizione, ed in primis dell'opposizione, di conoscere tutto ciò che si fa in ambito di questa amministrazione, portando però a conoscenza, ahimè, anche tutta quella polvere che avete per anni nascosto sotto i tappeti, e anche tutte quelle belle cosine che quotidianamente scopriamo nei vostri cassetti. Grazie Sindaco. Grazie Sindaco. Vorrei in votazione la delibera con due precisazioni. La prima è che verbalizziamo a questo punto ufficialmente che la commissione opererà in condizioni di completa gratuità, e anzi io lo verbalizzerei in sede di prima convocazione della commissione stessa. Seconda cosa, andiamo a votare una delibera che fino a questo momento è incompleta, perché mancano i nomi dei commissari designati da ciascun gruppo consigliare. I consiglieri che mi sono stati indicati come facenti parte della commissione sono Ubaldi per il Partito Democratico, Cicchetti per il Movimento 5 Stelle, Fabbri per Forza Italia, Santi per Noi Riccionesi e ovviamente Raffaelli e Gravina per Fratelli Italia N e Lista Civica Lega Nord. Se non ci sono obiezioni riguardo a questi nominativi, io porrei in votazione la delibera. Presidente Ubaldi. E prego consiglieri, potete votare. La delibera è approvata all'unanimità. Questa è una delibera che comunque prevede anche la votazione dell'immediata eseguibilità. Prego. No. All'unanimità la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo al punto successivo dell'ordine, appunto un ordine del giorno presentato dal consigliere William Casadei del Partito Democratico, che ha come oggetto il progetto Aggiungi un nonno a tavola. E se il consigliere Casadei vuole procedere a illustrarlo. Prego. Sì, grazie. Nella verità, dopo essere stato definito un Khmer rosso, volevo un minuto di sospensione, perché la mia dignità da giovane del Partito Democratico, sempre in mezzo a questo alone di passato, di negatività, mi urta un po'. Però passiamo ad altro, via, cambiamo discorso. Allora, va bene. Allora, iniziamo. Innanzitutto presento un emendamento al mio ordine del giorno. Per questione di forma dovrebbe essere letto prima. Prima il testo e poi dire che cosa emenderà, perché sennò chi ci ascolta non sa che cosa stiamo modificando. Benissimo, perché non so. Allora, il progetto che vado ad illustrare a nome di tutto il Partito Democratico e che ci ha visti elaborare una sorta di strategia che mira da una forma di sensibilità, nel senso che l'analisi che abbiamo fatto riguarda i nostri anziani, le persone della terza età, che a nostro avviso riscontrano una grande problematica di solitudine.
riscontriamo nei confronti delle persone della terza età un poco coinvolgimento in tutte quelle che sono le fasi, oltrepassato un certo tipo di età, le fasi di sviluppo della società. Al tempo stesso abbiamo analizzato, e lo vediamo in quello che succede anche quotidianamente in alcune scuole, lo sviluppo di un comportamento, soprattutto delle prime fasce di crescita che sono dalle scuole elementari, che a volte presta poca attenzione nei confronti del rispetto e della coesione e della voglia di comprendere quello che effettivamente l'esperienza e tutto quello che il mondo della terza età può dare. Detto questo, abbiamo lavorato a un progetto che appunto vi presento, che si chiama Aggiungi un nonno a tavola. Devo subito dire che l'obiettivo di questo progetto è agire su due livelli. Il primo è favorire l'integrazione degli anziani utilizzando appunto la loro esperienza attraverso nuove forme di coinvolgimento. Il secondo è assecondare appunto processi di scambio e confronto socioculturale per educare e sensibilizzare le nuove generazioni fin dalla scuola primaria. A dire la verità, questo ne va dato atto non a noi, ma all'analisi che abbiamo fatto. Il nostro progetto parte dalla condivisione di un progetto che il Comune di Milano ha adottato l'anno scorso, che si chiama Adotta un Nonno. Adotta un Nonno è un progetto che ha visto un enorme successo per le politiche sociali del Comune di Milano. Il presupposto di partenza è lo stesso, quindi nuove generazioni e terza età. Meccanismi di condivisione per lo sviluppo di una coscienza collettiva. Il progetto di Milano è andato talmente bene che dal primo step di prova, io ho avuto il piacere di parlare con l'assessore e il suo staff, Maiorino, che è l'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano, quindi era stato iniziato un primo step di prova dove c'erano poche scuole che intervenivano in questo progetto, poi man mano che il progetto è continuato nel tempo sono aumentato il numero di scuole che hanno chiesto l'adesione al progetto. Perché? Perché ci si è resi conti di due elementi. Uno, che gli anziani con i bambini stanno meglio, soffrono meno la solitudine, hanno una meno capacità di coinvolgimento anche nelle loro malattie. Questo è un discorso ovviamente psicologico che riguarda tutti. Uscendo dai gruppi propriamente di anziani, quindi condividendo questi momenti con i bambini, lo stesso anziano sviluppa una capacità e un'attenzione di maggior grado di sopportazione anche della propria malattia, qualora ne avesse. Dall'altro lato si sviluppa tutta l'attenzione nei confronti delle nuove generazioni per interfacciarsi con quelle che sono le persone anziane. Tutto questo progetto, che è partito dal momento del pranzo, guardate, il pranzo non a caso, ovviamente è un momento conviviale che spinge tutti a essere un pochino più propensi a un incontro, scontro, quindi a un mutuo scambio di informazioni. Però in realtà nel momento del pranzo si inserisce tutta un'altra grande disciplina che è stata oggetto del Ministero del Governo italiano nel 2014, che riguarda il non spreco del cibo. Probabilmente vi siete documentati, forse anche il pubblico. Noi, soprattutto con la crisi, si è acutizzata questa problematica, nel senso che lo spreco del cibo è enorme soprattutto negli istituti, vale a dire anche gli istituti scolastici, dove si preparano i pasti attraverso le mense. I dati, io li ho letti, non ci credevo, a volte quasi il 70% del cibo che è preparato nelle scuole viene buttato. Non si può far uscire dagli istituti e quindi c'è proprio un'incapacità di gestione che poi certi comuni hanno anche attivato, magari può essere anche un prossimo ordine del giorno da presentare per l'insegnamento di un certo tipo di strategia. Però la legge e comunque la disciplina di non spreco del cibo all'interno di questo progetto calza a pennello, perché da una parte ovviamente con il coinvolgimento del pranzo, facendo entrare gli anziani, banalmente se ne consuma di più, ma dall'altra parte si può insegnare anche ai bambini quell'atteggiamento di rispetto, di confronto, anche nei confronti del cibo. Per cui c'è una doppia valenza assolutamente importante. Gli step, ovviamente, quello che noi vorremmo fare è utilizzare questo progetto e partire dal momento conviviale del pranzo, sviluppando però un progetto socioculturale totalmente nuovo. Perché? Perché guardate, l'anziano, quello poi che è successo a Milano, ma che succede anche in altre parti, al di là del momento del pranzo, può essere coinvolto anche in quelle che sono le lezioni della scuola. Immaginatevi, non so, la scuola elementare che parla dell'educazione civica o della stessa geografia di Riccione o del periodo post seconda guerra mondiale. Cioè, paradossalmente si può fare una lezione con le parti in causa, quindi con coloro che hanno vissuto certi momenti. Quindi si può sviluppare dal punto di vista sociale un progetto totalmente innovativo. Avevamo identificato, anche perché Riccione ha una grande esperienza attraverso i centri di buon vicinato, quindi
ha già una sua capacità nell'utilizzare. A me non piace molto il concetto di lavorare per gli anziani, io trovo che sia meglio lavorare con gli anziani, quindi la capacità di risorse presenti sul territorio che sono capaci di fare questo tipo di processo. Che guardate, la differenza sembra sottile, ma dà proprio il senso di quanto questa risorsa a volte non sia sufficientemente valutata e quindi non si possa poi produrre un percorso socioculturale. Ci piaceva l'idea, oltre al coinvolgimento, anche di andare a elaborare magari dei testi scritti. Io ho saputo che c'è un'associazione del territorio che sta costruendo un manuale di educazione civica. Guardate, immaginatevi voi, bambini e nonni, insieme cosa possono fare. Quindi anche nell'insegnamento di quello che è l'educazione civica di un territorio. Perché? Perché la generazione passata riccionese insegna qualcosa alla nuova generazione riccionese. E quindi tutto quello che è la trasformazione di un territorio, le dinamiche, possono essere poi prese in considerazione e sviluppate insieme. L'emendamento che faccio, poi vado al termine, riguarda l'identificazione dell'associazione, nel senso che mi rimetto a quella che sarà la nostra analisi attraverso un bando pubblico con delle indicazioni che ci auguriamo di poter dare per quella che è la realtà che possa essere individuata. Io ci credo molto in questa cosa, so che nel territorio esistono delle realtà che hanno già i trasporti, che lavorano già con gli anziani, per cui ci auguriamo innanzitutto di votare tutti insieme. Perché? Perché ovviamente si dà poi con il voto del Consiglio Comunale, la nostra idea era quella di fare in modo che siano gli uffici comunali a mettere in piedi la macchina organizzativa. Magari banalmente può essere semplicemente prendere un contatto con una scuola piuttosto che con l'associazione che deve andare a prendere gli anziani, però è un meccanismo che, se rodato, può stabilire un calendario di lavoro e quindi andare avanti. Quindi non so se, Presidente, se è sufficiente dire che l'emendamento riguarda poi l'associazione indicata attraverso un bando e nulla. Grazie, spero di essere stato esaustivo anche per il pubblico. Grazie. E se ci sono interventi da parte dei gruppi, consigliere Raffaelli, prego. Grazie, Presidente. E sarò brevissima nel dirti, William, che accolgo con grande favore questo tuo emendamento. Sai perfettamente, come lo sa Fabio che rappresenta in conferenza dei capigruppo, che noi abbiamo subito valutato positivamente la bontà di questa idea e abbiamo sempre detto che una buona idea non ha un colore politico, quindi benvengano queste iniziative che saranno sempre da noi condivise. Fabio, questa divisione di qua c'è il bene e là c'è il male è una cosa che non mi appartiene, no? Quando tu dici sempre che di qua viene il bene, di là viene il male, il PD ha delle malattie strane, non siamo questo, non siamo quell'altro. Le cose buone vengono dappertutto e noi siamo qua pronti ad accoglierle, soprattutto quando si tratta di questo coinvolgimento dei nonni, che sono un nostro patrimonio, che è da conservare e soprattutto da trasmettere alle nuove generazioni. Quindi molto bene queste occasioni di integrazione, di coinvolgimento e di trasmissione del nostro patrimonio. Il nostro voto chiaramente sarà favorevole. Grazie consigliera. Una nota di precisazione per chi ci ascolta per il verbale: l'emendamento a cui si fa riferimento è un emendamento che toglie qualunque riferimento a specifiche associazioni nella presentazione di questo progetto. E quindi è stato un emendamento presentato a richiesta al consigliere Casadei, che l'ha presentato subito prima del consiglio, che diciamo presenta un progetto quindi neutro, senza diciamo preassegnarlo a nessuno in particolare. Fatta questa doverosa precisazione, la parola al consigliere Galassi. Prego. Ti ringrazio, Willy. Ti ringrazio perché ci hai portato un bell'ordine del giorno, un ordine del giorno importante che condividiamo. Ci siamo parlati più volte, anche fuori dal Consiglio Comunale, della difficoltà che avevamo con il nome e il cognome dell'associazione che proponevi, ma il progetto è molto importante, lo vogliamo fortemente, lo voteremo favorevolmente perché crediamo che sia una cosa positiva. E ti ringrazio perché sei riuscito a capire le nostre difficoltà nel poter approvare questo progetto, che altrimenti non avremmo potuto approvare. E quindi il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere. Patrizia Fabbri, prego. Grazie Presidente. Consigliere Casadei, devo ammettere che questa è un'ottima idea, perché propone un progetto di sviluppo culturale che coinvolgerà le persone di una certa età, per non dire anziane, che senz'altro daranno un contributo anche in termini di conoscenza storica.
L'idea è buona perché un nonno si sieda in mezzo ai bambini, parli con loro e trasmetta dolcezza, tranquillità, conoscenza e quella tradizione orale che ormai si è persa nel tempo. È quindi una proposta molto educativa per i bambini e positiva per i nonni. Tengo a precisare che se non aveste presentato l'emendamento che avrebbe voluto vincolare la giunta e il sindaco nella scelta dell'associazione avremmo votato contro, ma visto che l'emendamento è stato presentato, noi voteremo a favore. Grazie consigliera. Sindaco, prego. L'iniziativa, come hanno più o meno avete sottolineato tutti, è un'iniziativa lodevole. E tra le altre cose diciamo che c'era già una linea di indirizzo che noi abbiamo rintracciato in una convenzione nell'ambito dell'amministrazione che però non aveva mai trovato luce e comunque spazio, ahimè. Noi riteniamo appunto che la valenza, semplicemente testimoniale, di un nonno sia assolutamente importante e quindi questo valore... Non ci sono i telefoni, si vede che è il microfono. La valenza del esatto, probabile. La valenza di questo del poter far sentire doppiamente sia da un lato utile il nonno, sia dall'altro ricettivo e comunque partecipativo il giovane o comunque il bambino o l'adolescente è assolutamente un progetto importante che sposiamo volentieri, senza pregiudizi, senza preconcetti, e che così come viene presentato, appunto perché è un'idea buona, punto. Non c'è mai la targa che a noi ci permette di scartare un'idea quando l'idea è assolutamente valida. Dall'altro lato, lo voglio precisare ora, e lo dico anche con tranquillità, la convenzione che dicevo poc'anzi, che già riguardava diciamo la possibilità di interagire con i nonni anche dal punto di vista educativa, permetteva però all'amministrazione di utilizzare anche il nonno, comunque la persona in pensione, come forza lavoro, relativamente a taluni piccoli lavori che comunque venivano ad essere espletati nell'ambito della città. È animo dell'amministrazione di andare a modificare questa convenzione perché oggi il bisogno e la fame di lavoro è tanta, per cui riteniamo che coloro che, anche se a pur con una sostanza limitata o contenuto come è una pensione, abbiano comunque un riferimento reddituale e quindi metteremo a disposizione invece di un nuovo convenzionamento e quindi di forze lavoro che oggi sono in attesa e in aspettativa di un lavoro, questi piccoli lavori che fino a ieri venivano espletate dalle cooperative dei pensionati. Faccio riferimento ad esempio all'accompagnamento dei bambini sui pullman, all'attraversamento davanti alle scuole, alla sorveglianza e pulizia dei bagni e alla pulizia ad esempio del cortile di talune scuole o addirittura anche di questa casa comunale. Questi lavori che nell'animo della stessa convenzione avevano un senso attribuirli ai pensionati allora, e cioè 6 o 7 anni fa, perché era un far sentire anche il pensionato e quindi l'anziano utile socialmente, oggi ahimè lo dobbiamo necessariamente ripensare perché anche quei pochi euro che riusciremo a mettere in discussione con questi servizi sono sicuramente più utili per coloro che sono stati forzatamente allontanati dal mondo del lavoro piuttosto che a coloro che comunque un reddito sia pur da pensione hanno. Quindi giusto per entrare nel discorso e nella disquisizione del nonno e quindi del socialmente utile e fortemente opportuna la partecipazione, quindi questo progetto verrà inserito anche in questo contesto di rivisitazione dell'utilizzazione del pensionato, comunque del nonno, e andremo con piacere a proporre, comunque a presentare un progetto che vedrà anche assolutamente William, la tua partecipazione nella predisposizione dei cardini o comunque dei pilastri per poter poi andare a bando. Grazie sindaco.
Consigliere Cicchetti voleva esprimere la dichiarazione di voto? Se non ci sono interventi da parte dei gruppi, passerei direttamente alla votazione. Allora, votiamo prima l'emendamento presentato al consigliere Casadei e successivamente l'ordine del giorno. Prego. Prima l'emendamento. L'emendamento è approvato con 23 voti favorevoli, quindi all'unanimità. Pongo ora in votazione l'ordine del giorno. Prego. Con 23 voti favorevoli su 23, l'ordine del giorno è approvato. Passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno, che è un altro ordine del giorno presentato dal consigliere Bauzone, Partito Democratico, che ha come oggetto l'istituzione del registro comunale delle unioni civili. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Allora, darò una breve spiegazione riguardo al registro. Il registro comunale delle unioni civili non è altro che un elenco dove poter trascrivere, a seconda delle distinzioni operate dalla legge, le persone che non sono legate dal vincolo di matrimonio, ma solamente da vincoli affettivi, quindi di reciproca solidarietà. Possono riguardare sia le coppie dello stesso sesso che le coppie di sesso differente. La questione delle unioni civili è entrata a far parte spesso delle direttive riguardanti i principi cardine dell'Unione Europea, e cioè che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalle loro origini, dalla nazionalità, condizioni sociali e dal loro credo religioso, orientamento sessuale. L'Italia al momento non ha una legislazione effettiva e organica riguardo alle unioni civili. Si parla dunque di coppie di fatto. Beh, meglio lo vedremo. In quanto non riconosciute giuridicamente. Questo però non significa che un'unione... Seppur di fatto, possiamo fermare un attimo il tempo? Che cosa? Vi pregherei di rimuovere i cartelli. Ah, noi? Sì, siamo. Buona non senza. Sono spazi per gli slogan di tipo va politico. Bene, dai, indicano il nome e quindi. No. Non vi ho chiesto di togliere le magliette perché ce l'avete addosso. Vedo che l'ha fatto notare il sindaco, abbiamo parlato tutti. Sindaco, le magliette del TRC. Ah, la maglia andava bene. Vabbè, la prossima volta metteremo la maglia, dai. La sua risposta è in coerenza con il suo carattere. Mettiamo la maglia, dai. Allora, io non c'ero per quanto riguarda le magliette, l'indumento non vorrei. Vabbè, che non è un problema. Dai, mutande, però lo spazio per i cartelli non dovrebbe essere utilizzato per gli slot. Madonna. Io ho visto i seggi come non ne avevano. Allora, questo posso continuare, Presidente? Io ho tolto. Prego, scusi l'interruzione. Vabbè, ognuno fa la sua parte. Questo non significa che un'unione, seppur di fatto, non faccia sorgere in capo a queste persone dei diritti e dei doveri. Attualmente i diritti fuori dal matrimonio sono piuttosto frammentari. Però la Corte di Cassazione, il 15 marzo, ha depositato una sentenza importante sul tema, con cui sta aperto un vero riconoscimento delle coppie di fatto, affermando che in alcune specifiche situazioni queste hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice per far valere appunto un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla coppia coniugata. Che cos'è questo registro? Di fatto è un modo per garantire alcuni servizi alle coppie che non sono appunto legate dal vincolo del matrimonio riconosciuto dalla legge. Avere semplicemente una certificazione, non tanto semplicemente, della loro convivenza, così che possano appunto accedere ai servizi
per quanto riguarda il discorso legato appunto ai servizi di un'amministrazione, possono accedere ad un bando per gli alloggi popolari, qualcosa, dai. E quindi ad avere appunto dei punteggi nelle graduatorie, reversibilità delle pensioni, diritto alla successione in caso di decesso del compagno, assistenza negli ospedali. Il dato però non è solo quello di affermare una cultura diffusa di ampliamento dei diritti, ma questa appunto questa apertura dovrà andare a concorrerà per favorire appunto, come dicevo, l'emanazione di una legge. Quindi ecco, io mi auguro che questa votazione vada in questo senso, cioè a favorire appunto. Io capisco, il registro delle unioni civili è un piccolo passo, piccolissimo sicuramente, però in un momento in cui la società sta mutando le sue esigenze, credo che con piccoli passi si possa arrivare a favorire gli stessi diritti, nessuno escluso, a tutte le persone. Quindi io terminerei prima, per ora, questa mia prima parte, così per magari lasciare spazio a un dibattito nel caso appunto ci fosse, anzi mi auguro che si possa scaturire un dibattito riguardo a questo tema. Perfetto. Grazie consigliera. Ci sono consiglieri che richiedono la parola? Consigliera Fabbri, Forza Italia, prego. Grazie Presidente. Allora, signora Bauzone, è chiaro che lei, portando questa proposta in Consiglio, stia facendo solo una battaglia politica e ideologica, strumentalizzando l'argomento. In parole povere, non c'è in Italia una legge che tuteli le coppie di fatto, che stabilisca poi anche quando una coppia è di fatto, dopo un mese, un anno, 10 anni di convivenza, 20 anni, ma un anno va bene. Comunque si sta parlando di qualcosa che giuridicamente non esiste. Mi domando anche perché non sia stata fatta questa proposta negli anni scorsi e quindi ribadisco che sembra solo una battaglia per ricordare al vostro elettorato che siete un partito di sinistra, ma tutto ciò comunque non porterebbe a nulla. Non è una cosa che riguarda questo consiglio comunale a Riccione. Se lei volesse veramente cavalcare questa battaglia, dovrebbe candidarsi per essere eletta al Parlamento e combattere per avere una legge seria che tuteli civilmente le persone che vivono di fatto insieme, perché la nostra Costituzione non prevede questa tutela. Parliamo qui, in questo Consiglio, di Riccione, dei problemi veri ai quali possiamo mettere mano. E quando questo sarà consentito dalla legge, cioè la tutela delle coppie di fatto, ne riparleremo. Per ora il nostro voto sarà contrario. Grazie consigliera. Consigliere Santi, Noriccionesi, prego. Allora, vediamo la storia del registro delle unioni civili. Primo comune che l'ha adottato Empoli, a Gubbio addirittura l'hanno aperto e poi l'hanno chiuso dopo pochi anni per il fallimento. A Bologna nei primi 12 anni non c'è stata nessuna iscrizione, io vi sto citando dei dati che ho raccolto, no? Perché mi sono documentato su questo argomento. Ma perché? Allora, dal punto di vista giuridico, noi abbiamo la sentenza, non voglio, la sentenza 138 del 2010 della Corte Costituzionale, che dice che spetta al Parlamento e non al Consiglio Comunale individuare eventuali forme di garanzie di riconoscimento per tali unioni. Questa è una sentenza che ho citato. Poi, dal punto di vista economico, altre opinioni illustri parlano di poca convenienza, cioè anche la consigliera Bauzone parlava di graduatorie, graduatorie per gli alloggi popolari. Ecco, dal punto di vista, per esempio, degli indici ISEE, che sono gli indici adottati anche per tutte queste graduatorie, questo registro non permetterebbe dei vantaggi a una coppia cosiddetta di fatto. Io sto citando dei dati senza entrare nell'argomento. Poi altre considerazioni mi sento di farle in merito al discorso della nostra Costituzione, che dice sempre: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Ecco, quindi il voler parificare alla famiglia, queste sono, le cito delle sentenze con dei magistrati che si sono espressi, voler parificare alla famiglia unione di fatto etero-gay lede chiaramente proprio quel principio di uguaglianza che si dice di voler difendere. La normativa non dà luogo, sempre la sentenza 138 del 2010, non dà luogo a discriminazione, in quanto le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Sto citando delle sentenze, quindi non sto citando delle opinioni. Questo cosa vuol dire? Che già ci sono delle forme di tutela senza che la normativa presupponga appunto un riconoscimento pieno normativa nazionale di queste unioni, ci sono già delle forme di tutela, per esempio per le coppie omosessuali, e cito la sentenza numero 4184 del 2012 della Corte di Cassazione italiana, 15 marzo 2012, che ha aperto che in alcune specifiche situazioni le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice, questo lo dice la legge. Quindi ci sono già degli strumenti, delle sentenze. Certo William, perché non ti sto parlando di opinioni a caso, ti sto facendo un excursus normativo, no? Normativo legale. Questo quindi cosa significa? Ecco, e poi mi sento anche di esporvi due pareri illustri sul registro delle unioni civili. Il primo è del professor Scandroglio, professore di Genova, che dice: ma perché i conviventi snobbano tale riconoscimento giuridico della loro unione? La risposta è semplice, le coppie di fatto vogliono appunto rimanere di fatto e non vogliono essere riconosciute giuridicamente, altrimenti si sposerebbero, vogliono una relazione libera da gabbie formali giuridiche svincolata da timbri e bolli. E quindi si può concludere che se la materia della convivenza può essere già fin d'ora regolata con il diritto privato, se si vogliono solo dei diritti dei coniugi, ma non i corrispettivi doveri, allora l'iniziativa di istituire i registri per le unioni civili è unicamente animata da un'ideologia antimatrimonialista. Poi vi cito un altro parere illustre, dopo vi dico di chi è. Interrogato 16 febbraio del 2007 su Avvenire, interrogato sul registro delle unioni civili, questa persona, dopo vi dico il nome, sarà una sorpresa per tutti, dice: non ritengo quella delle coppie di fatto la questione prioritaria su cui stare mesi a discutere per poi trovare una faticosa mediazione. Mi sembra un controsenso rispetto alle vere urgenze del paese. E poi perché si tratta essenzialmente di una battaglia mediatica intorno alla presunta laicità della politica. Questi provvedimenti sono carichi di forza ideologica, sono un compromesso politico, ma toccano la minoranza delle persone. Basti pensare all'assoluta inutilità dei registri civili nei comuni che ne hanno approvato l'istituzione. Sapete chi ha detto questa cosa? Matteo Renzi, segretario nazionale del Partito Democratico. Segretario nazionale del Partito Democratico che si è espresso in questo modo, è un'intervista su Avvenire, vi cito anche la data, intervista su Avvenire del 16 febbraio 2007, ha parlato di inutilità. Ma cos'è, Renzi, ho cambiato idea, gli mettiamo l'hashtag anche lui, mettiamo l'hashtag. Quindi vi ho fornito, dal punto di vista della legislazione nazionale, sono partito dal presupposto che questa è una materia di competenza del Parlamento, dal punto di vista parlamentare, ascoltatemi per favore, il Partito Democratico ancora a livello parlamentare non ha portato in aula una proposta, eppure il Partito Democratico ha governato con il governo Letta, no, per un anno, il governo Renzi sta governando da un anno, voi dite non guardate al passato, a questa amministrazione, a quello che è stato fatto al passato, guardate a quello che dovete fare, che avete detto nel programma. Ancora non si sa niente di questa proposta sulle unioni civili. Quindi, dopo questi pareri illustri che vi ho citato, tra cui quello del vostro segretario del partito, il parere di noi riccionesi all'istituzione del registro dell'unione civile è chiaramente contrario. Grazie consigliere. Consigliere Casadei, prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto io ringrazio Cinzia e ringrazio tutte quelle persone che portano all'ordine del giorno e alla quotidianità, alla collettività, l'attenzione sul dibattito e dei diritti civili.
Patrizia, c'è un problema. Quando si arriva a dire non è il momento di parlare di diritti, è proprio il momento in cui bisogna parlarne, perché se una società, come dici tu, dice no, ma ci sono altre priorità, il diritto sembra indietro, è il momento in cui bisogna parlare. Punto. Luigi, sei un avvocato, il diritto non è che io lo riconosco a qualcuno se lo esercita, il diritto deve esserci a priori. Questo è sacrosanto, non è che se nessuno va o vanno solo uno, allora faccio il registro o no. Però è un'altra cosa, ma arrivo anche lì. Avete detto bene, questo è un grande tema che sta producendo un dibattito con contenuti simbolici, un valore sicuramente legale, culturale e umano, aspetto umano che secondo me troppo spesso, ahimè, si trascura. Ripetuto Cinzia, le unioni civili sono tutte quelle forme di convivenza tra due persone legate da vincoli affettivi ed economici che non accedono al matrimonio. Il comune, secondo me, dovrebbe esserne a favore al fine di superare tutte quelle situazioni di discriminazione e favorire l'integrazione e lo sviluppo nel contesto sociale, culturale ed economico nel nostro territorio. Anche perché, come diceva Cinzia, il registro delle unioni civili si esercita in tematiche comunali, che lei ha bene ripetuto e illustrato. Vi parto però da una personale considerazione, visto che anche Luigi è andato sull'avvenire. Io sono un cattolico, praticante, cerco di esserlo. Non sono sposato, quando mi sposerò credo di farlo con un rito cattolico, non perché credo nella messa con i fiori, ma perché credo in un mio personale percorso religioso. Il punto è proprio questo però, come posso io ergermi a imporre questa mia scelta e questo mio credo a chi non ha la stessa fortuna o la stessa volontà? Cioè come posso io impedire, voi dovete rispondermi a questa domanda, come posso io impedire a tutte le persone che non hanno la volontà di contrarre un matrimonio regolare, ma che sviluppano lo stesso affetto, lo stesso amore verso i propri compagni e verso i propri figli, ottenuti attraverso un percorso diverso, ma con lo stesso grado di appartenenza e unità verso la propria famiglia. Devo rendere una mia scelta individuale come una regola e dire che questa regola vale per tutti. Io, secondo me, non posso e non voglio farlo. Apprezzerei a maggior ragione che un comune adottasse il registro delle unioni civili, perché vuol dire che ha una sensibilità e la voglia di tutelare quelle persone che la pensano diversamente da quella che può essere un'opinione comune. Ma anche qui ci sarebbe un dibattito da aprire. Solo per questo motivo io sono a favore, ma ci sono delle altre motivazioni. Avete detto le motivazioni ideologiche. Sì, secondo me c'è anche una motivazione ideologica, Luigi, dietro il registro delle unioni civili. E lo dici, l'hai detto dall'Avvenire, giustissimo. C'è un articolo nell'Avvenire del 2012 che ti leggo e dice questo: i registri delle unioni civili, dice il giornalista, a ben guardare sono soprattutto pezzi di carta intonsi. Quindi si evince paradossalmente che sono dei pezzi di carta vuoti, senza nessun significato. L'articolo prosegue e dice: e tuttavia dotati di grande valore simbolico politico enorme, perché sostiene la necessità che le nuove famiglie siano equiparate a quelle tradizionali. In questa conclusione c'è tutta la mia volontà per il registro delle unioni civili, perché ci sono tre elementi importanti. Uno è il concetto di nuove famiglie. Qui si parla di nuove famiglie rimarcando una differenza, che nelle famiglie, le famiglie sono unite dall'amore, non deve esserci la nuova o la vecchia famiglia tradizionale. Che il registro deve essere adottato per questo motivo, perché dobbiamo smettere di dire la famiglia di serie A e la famiglia di serie B. Una persona che non si sposa e che non va a fare matrimonio può avere svariati motivi. A me quello che spaventa è il giudizio che noi diamo per forza. Terzo, serve perché ha proprio un grande valore simbolico e perché vuole finalmente equiparare situazioni che altri vogliono tenere distinte. Guardate, allora, noi non è che possiamo, siamo consiglieri comunali, non abbiamo un grado di partecipazione come il parlamentare, però non è che perché manca una legge nazionale non possiamo intervenire. Noi dobbiamo proprio intervenire, perché il nostro intervento è un impulso al legislatore ed è un impulso al legislatore italiano che ci fa comodo, ma è, insieme a quello greco, più indietro di tutti i paesi dell'Unione Europea in questo tema. Allora, non vogliamo coprirci, mi ascoltate, grazie, non vogliamo coprirci, ma vogliamo andare avanti e dargli un impulso in modo tale che lui prosegua il suo cammino. La linea di indirizzo, guardate, l'Europa, lo leggeva la Cinzia, la direttiva dell'Unione Europea del 94, parte che è cardine dell'Unione Europea quella direttiva, ve la rileggo perché prima del voto secondo me bisognerebbe saperla bene. L'Europa ha affermato che tutti i cittadini hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, condizioni sociali, dal loro credo religioso o orientamento sessuale.
Il 16 marzo del 2000 il Parlamento europeo ha pubblicato una raccomandazione sul rispetto dei diritti dell'Unione europea. Cos'è la raccomandazione? Il Parlamento europeo nel 2000 ha chiesto che gli Stati membri dell'Unione europea garantiscano alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate, alle coppie dello stesso sesso parità di diritti rispetto alle famiglie tradizionali in materia di legislazione fiscale, patrimoniale e diritti sociali. Non contento, visto e considerato che l'Italia stava ferma, ma l'intenzione è sempre più forte, tu dici di Renzi del 2007, se leggevi la cronaca giornalistica, magari qualcuno dopo te lo dirà, di 3 giorni fa magari le cose sono leggermente diverse, ha cambiato idea, meglio per lui su questo tema, io sono contento. Il 4 settembre del 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione formale per risaldare queste posizioni, l'uguaglianza di diritti. Lo sappiamo, l'avete detto, in Italia siamo indietro. Peccato che nell'essere indietro dell'Italia e dei casi che tu hai detto, ci sono comuni che l'hanno fatto, ce ne sono 170, Rivoli, San Marcello, Bastia, Azzara, Firenze, Voghera, Ivrea, Pisa, vabbè, ve lo lascio dopo, che invece il diritto l'hanno, il registro dell'Unione Civile l'hanno adottato. Non serve? Peccato che alcuni giudici sono... la pensano diversamente. A Palermo, grazie all'iscrizione nel registro delle unioni civili, a una coppia è stato dato un bambino in affidamento. Firenze, quando l'ha messo, ha iniziato una battaglia enorme col TAR locale. Il TAR locale ha sostenuto le posizioni del comune e ha fatto in modo, ha spinto che il comune, attraverso il principio solidaristico, andasse a emanare leggi su questo tema, sul tema delle unioni civili. Guardate, io... cioè, potrei parlare ancora tanto, ma non lo faccio più. Secondo me l'elemento che tiene insieme una famiglia è l'amore. Scusa, non avete voluto che lo facessimo vedere, ma è questo che noi stiamo cercando di difendere. Cioè, il legame che unisce le persone è l'amore. Visto e considerato che c'è una grandissima persona che penso sia un riferimento per tutti, non dico il nome, ma tanto lo capite, che qualche mese fa nella domanda... lei cosa pensa delle coppie che non sono sposate, andando anche un chiaro riferimento con le coppie omosessuali, ha dichiarato chi sono io per giudicare, quella persona ha messo l'amore al centro del tema. Visto che quella persona è il Papa e ha un'apertura, un confronto diverso, vi invito semplicemente, prima di votare, quantomeno a pensare che le persone hanno la necessità e la voglia di manifestare la propria unione e il proprio amore non attraverso una regola universale, semplicemente amando. Grazie. Vedo con piacere che le persone che mi fanno segno di scampanellare quando applaudono gli altri sono sempre le prime poi a far partire gli applausi. E... consigliere Galassi, prego. Ma questo mi sembra un déjà vu, perché sui giornali era già stata approvata che questa cosa non era passata, quindi cioè, ne parliamo ancora. Sul giornale di oggi il consigliere Bozzoni dichiara che a Tosi dice no alle coppie, ai diritti delle persone, quindi cioè, avevamo già detto no quando se ne parlava questa sera. A parte la battuta, io Willy mi è piaciuta molto la tua accurata esposizione di questa cosa, ma c'è un problema sostanziale: noi non siamo il Parlamento, noi non amministriamo. Noi amministriamo una città, non possiamo legiferare su questa cosa. Che ci sia un vuoto normativo è indubbio, che ci sia una difficoltà normativa è indubbia, ma non è compito nostro legiferare su questa cosa. Purtroppo, sicuramente, ma non possiamo parlare di questo argomento, non possiamo dare, non parlare, ho sbagliato, non possiamo legiferare su questo argomento. Non è compito nostro. Poi mi sento da dire che, cioè, questa, cito il consigliere Piccioni, è una proposta strumentale, consigliere Bozzone, perché, cioè, su 70 anni di governo siete arrivati adesso, va bene, l'ha detto il mio collega, l'altro mio collega, basta, dopo Cicchetti si arrabbia, giustamente, ma mi viene da dire, ordine del giorno, interpellanza, question time, cioè, questa è una cosa importante sicuramente, ma non è il centro di questa cosa secondo me.
La difficoltà, ma è un'opinione personale, per carità, ma la difficoltà è che noi non possiamo parlare di questo perché non abbiamo gli strumenti. Qualsiasi cosa che diremmo sarebbe confutata. L'ha detto bene l'avvocato Santi. Cioè, la magistratura si è espressa in maniera diversa. Se il governo darà una via a questa cosa, noi come amministrazione prenderemo in carico, prenderemo atto, ma adesso non si può fare. Grazie consigliere. C'è qualche altro intervento da parte dei gruppi? E se nessuno ha niente in contrario, guardo il consigliere anziano, che è sempre lei, consigliere Galassi, questa sera. Una volta ogni 9 consigli, un intervento lo farei io sul tema. Se qualcuno ci sono, visto che sono un consigliere comunale, ogni tanto, una volta ogni 10 consigli. E... Casadei, posso? Cioè, posso impedirti di farlo impedire? Non te lo impedirei mai. Ok, ma lo faccio da qua. Però, quello... se sì, direi bravo, ma sono qua. E no, ma ci metterò un secondo. Quello che voglio dire, e ho scelto di esprimermi in questa circostanza e non in altre, è perché questo è un tema etico, non strettamente politico, quindi posso permettermi di parlare senza esprimere la posizione del mio partito, ma la mia personale. Io sono sempre stato di cultura assolutamente liberale, e quindi apprezzo quello che hai detto prima, e cioè io non impedirei mai a una persona di fare qualunque cosa semplicemente per il fatto che non piace a me. Questo è un principio cardine della mia cultura e anche della mia persona. Questo assolutamente, sono sempre stato. C'è un però, che noi rischiamo di fare qualcosa qui che è, a mio avviso, completamente inutile, o quasi completamente inutile. Le sentenze sono quasi tutte a favore dell'inutilità di un registro del genere. Io, per carità di Dio, non ho nulla in contrario. Se due persone stanno insieme, facciano quello che vogliono, non riguarda me, veramente non me ne può fregare di meno, te lo dico col cuore. Il problema è che noi rischiamo di infilarci in un vicolo cieco. Ti immagini una coppia che vince l'assegnazione di un appartamento, di una casa popolare, solo perché è scritto in un registro? Un ricorso è automatico. Un ricorso da parte di chi non la vince è automatico. Secondo me ci rischiamo di infilarci in un vicolo cieco. Io ti esprimo la mia posizione, poi non sono un giudice. Al di là di tutto, abbiamo avuto i casi di Roma dove prima col registro delle unioni civili e poi col quartiere Luce Rosse il sindaco Marino si è infilato in due vicoli ciechi e dai quali ha dovuto fare marcia indietro, non senza difficoltà. Ecco, io vorrei evitare che per una proposta dal chiaro stampo ideologico ci andiamo a infilare anche noi in due strade senza uscita. Io sono d'accordissimo con te, è vero, ha ragione Galassia, c'è un vuoto normativo. Quando sarà colmato, io sarò favorevolissimo e sarò contento che sia stato colmato. Res sixtantibus, al momento mi sembra di fare il passo più lungo della gamba e di approvare qualcosa che alla fine sarà inutile. Colmato dal Parlamento. Quindi, cioè. Ok. Quindi litighiamo da quando siamo all'asilo. Litighiamo da quando siamo all'asilo. Continuiamo in Consiglio Comunale. Quando saremo in Parlamento continueremo a litigare lì. Al momento la nostra presenza qua è inutile. Grazie. Grazie del suo intervento, Presidente. Le ridò il ruolo da Presidente, però se lei è favorevole a una cosa non capisco perché votare contro. Grazie. Perché è inutile. Sindaco? Sì, io volevo solo fare giusto due battute per ricordare qualcosina. E nel 2006 si discusse già di un ordine del giorno di questo genere, non c'eravate nessuno, ok? Così togliamo dubbio, c'ero io, e neanche Luciano, forse Lele Montanari, nel 2006 c'erano i DS, così togliamo anche il dubbio sul PD, e votò contro. Giusto per dirlo, quindi nel 2006 il Consiglio Comunale di Riccione già parlò di unioni civili,
già erano al governo IDS con probabilmente altri partiti di maggioranza e già lì da soli si bocciarono le unioni civili. L'altra cosa che volevo dire è che in Parlamento è in discussione un disegno di legge sulla questione che è presente in commissione dal 4 marzo del 2014 fino all'altro ieri, ultima commissione, 12 febbraio 2015. Quindi se si sbrigano a fare una legge, forse ne parleremo. Se non si sbrigano a fare la legge, probabilmente non tutto il PD è così lineare nel volere queste unioni civili. Grazie. Grazie Sindaco. Ci sono dichiarazioni di voto da parte dei gruppi consigliari? Consigliere Cicchetti, è una dichiarazione di voto o un intervento? Prego. Dico perché ha avuto sì. E no, sono cose di tempi. Sinceramente, anch'io sono d'accordo con la prima parte di Renzi, poi voterò sì perché Renzi non mi piace. Sono d'accordo, nel senso che l'argomento, penso che ci sia della roba più urgente di cui parlare, questo non è quello più urgente. Però comunque è un fatto di civiltà, quindi è innegabile. E io la metto su un altro punto di vista, ecco perché voterò sì. È un'indicazione. Una volta c'erano i cartelli comune esatto. Adesso mi dispiace che non c'è Montanari, ha detto che va a ricercare i clienti nei paesi del nord Europa, Germania, Norvegia, eccetera, eccetera. Se si presenta col Depian, con su scritto Riccione e per le unioni civili, secondo me ha più, diciamo così, appeal, perché è un fatto di civiltà. Quindi secondo me andrebbe votato, poi dopodiché è chiaro che è da aspettare una legge nazionale, è chiaro che non significa assolutamente niente qua, però secondo me è un impegno di civiltà e diciamo, io adesso lo metto scherzando, ma comunque se vogliamo affrontare certi mercati bisogna che ci presentiamo con una mentalità un po' più allargata, quindi noi voteremo sì. Grazie consigliere. Se non ci sono altre dichiarazioni o conclusioni finali da parte del sindaco, allora pongo in votazione l'ordine. Sì, la dichiarazione di voto assolutamente sì. Prego. Consigliere, prego, la dichiarazione è assolutamente. Prego. Allora. A me, dunque, parlare di parità e diritti, che ancora nel 2015 sono messi in discussione, mi fa un po' specie, devo dire la verità. La domanda io che mi pongo in relazione a questa cosa è molto semplice. Perché no? Che cosa può fare un registro alle coppie che hanno deciso di sposarsi legalmente? Che paura può fare un registro dove la centralità della famiglia non è messa minimamente in discussione? Il registro estende dei diritti alle persone, ma non li toglie ad altri, né tantomeno alle persone sposate. E questo è il punto. Bocciare, secondo me, il registro delle unioni civili, che non è una proposta strumentale, Galassi, non è che io l'ho proposta, io ho fatto appunto la mia proposta al Consiglio Comunale, non ho puntato una rivoltella perché fosse accettata, è stata accettata e in questa sede ne stiamo discutendo, no? Non mi limito a quello che c'è scritto sui giornali. Secondo me bocciarla è sfuggire a una precisa responsabilità politica e credo che di questo questa amministrazione si dovrà fare carico, assolutamente, perché ricordiamoci che l'attenzione delle persone è tanto più forte quanto maggiore è la distanza e il disinteresse delle istituzioni, perché i diritti non hanno colore politico. È compito di una società moderna rimuoverli. Potremmo farlo abbattendo appunto questo recinto delle discriminazioni. L'errore che commentiamo ogni volta è che quello di interpretare il concetto di matrimonio in base alle norme del codice civile, come se la Costituzione Santi non esistesse, come se l'articolo 3 della Costituzione non esistesse, l'articolo che dice che è il compito di una società civile rimuovere gli ostacoli. E il secondo comma cosa dice?
che tutti i cittadini hanno pari dignità. Arrivati a questo punto, non mi sembra che i cittadini abbiano pari dignità. Poi ci nascondiamo ogni volta dietro questo paravento, anzi in atteggiamento anche pilatesco, ah ma la legge non lo consente, ma che cosa votiamo? Una cosa, per carità, non vogliamo essere tutti dei fuorilegge. Ma le leggi, ricordiamolo Santi, le istanze dei cittadini hanno sempre anticipato le leggi e vengono prima, si chiama movimento di opinione. È la gente, le associazioni che si mettono insieme e danno vita a un movimento di opinione. Il Parlamento viene dopo, in base alle esigenze. Sì, è sempre stato così. Santi, c'è stato un tempo dei diritti primari. Ci ricordiamo i diritti primari quali erano? Scusate, posso parlare? Allora, c'è stato un tempo dei diritti primari, no? Il diritto alla libertà individuale, il diritto al voto. Ma Santi, nel 1946 le donne non avevano diritto al voto, Dovevamo attenerci a quello che diceva la legge o dobbiamo ringraziare il movimento che si è creato d'opinione, che ha fatto sì che le donne potessero votare? È stato un movimento di opinione delle donne, degli uomini che hanno concesso, che Cortesia. Hanno cambiato l'iter della legge, o no? Com'è? No, ma a parte questo, voglio dire, no, ma adesso qui non siamo un botta e risposta, adesso parlo io e espongo la mia opinione. Poi c'è stato l'onda dei diritti secondari, il diritto al lavoro, il diritto al sindacato. Potevamo noi immaginarci nel 1946 il diritto alla maternità, per esempio? Era una cosa 50 anni fa, impossibile da pensare, eppure è stato rivendicato ed è stato riconosciuto un diritto, quello della maternità, o no? Quindi, voglio dire, non cadiamo in questo errore perché la legge non me lo consente. La legge lo consente perché sono i cittadini che presentano le istanze. Purtroppo, che cosa avviene come in questo caso? Che c'è molta confusione intorno a queste richieste dei cittadini. E qui entra in gioco la politica, non entrano in gioco le leggi. La politica che deve colmare questi vuoti. Giusto? La politica deve fare in modo di chiarire queste posizioni, di modo che le leggi vadano incontro ai bisogni dei cittadini in una società che sta cambiando, sta mutando. Non possiamo negarcelo, ma pensiamo a immaginare quali saranno i diritti dei nostri nipoti fra 40 anni. Io non riesco a immaginarlo, non riesco a immaginarlo nemmeno io. Cioè noi stiamo rivendicando, adesso abbiamo rivendicato il diritto alla maternità, pensiamoci, che è la cosa più naturale al mondo. Chi poteva immaginare che sarebbe diventato un diritto? Quindi questo si chiama movimento di opinione e purtroppo questo fatto di non accettare che i cittadini favoriscano l'emanazione delle leggi ci lascia a un punto morto, ci lascia indietro rispetto a tutti gli altri paesi europei. Poi potrei dire al sindaco che stasera potrei imbracciare la bandiera populistica della demagogia e tirare fuori che lei si era espressa in maniera favorevole all'istituzione del registro pubblicamente davanti a un parlamentare, potrei dirlo, ma non è questo il punto, perché noi non siamo qui a marcare il fatto che la maggioranza sia contraria e l'opposizione sia favorevole. Noi siamo qui come Partito Democratico, e rivendico la mia posizione, a difendere i diritti delle persone di qualunque estrazione, di qualunque colore, di qualunque sesso, perché le persone hanno gli stessi diritti. Se poi per voi, come ho letto sui giornali, queste cose distolgono l'attenzione dai problemi reali, voi spiegatemi quali sono i problemi reali delle persone. Scusate, ma la mia vicina che ha 75 anni, che si è vista negare dopo 20 anni di convivenza, a volte dietro a queste scelte ci sono delle necessità, per non perdere la pensione di reversibilità di suo marito, non ha potuto dare disposizione di un intervento chirurgico al suo compagno, si è sentita umiliata dopo 20 anni di convivenza, è dovuto arrivare il fratello dalla Svizzera. Ah no, ma c'è poco da nascondere, perché, scusate, sono cose irreali? Sono cose irreali che due persone che vivono insieme... Consigliera, sarebbe adesso non è che voglio essere... Non avevo però, visto, chiedo venia, non avevo visto. Beh, io dico solo che è sfuggire una responsabilità politica e questo fa fare un balzo all'indietro a questa maggioranza, che mi ricorda un po' il gioco dell'oca, quando giocando ti rimanda in una specifica cartella a quella di partenza. Noi comunque difenderemo anche in altre sedi questi diritti. Grazie, consigliera.
Cioè, ma, beh, ma, immaginavamo. Sindaco, conclusioni? Possiamo quindi porre in votazione l'ordine del giorno? Con 15 voti contrari e 8 favorevoli, l'ordine del giorno è respinto. Allora, passiamo al punto successivo dell'ordine del giorno. Silenzio per cortesia. Per cortesia. Passiamo al punto successivo. È un ordine del giorno. Per cortesia. Prossimo punto, un ordine del giorno presentato dai gruppi consigliari di Forza Italia, noi riccionesi di Lista Civica Lega Nord, che ha come oggetto interventi sul litorale a seguito dei fenomeni atmosferici del 6 febbraio 2015. Chiederei quindi a uno dei tre firmatari dell'ordine del giorno di voler illustrarlo. Consigliere Dinici Palazzi, prego. Con questa proposta di ordine del giorno vogliamo portare l'attenzione sui danni provocati dall'ultima mareggiata del 6 febbraio scorso. La violenta tempesta battutasi sulla costa romagnola ha causato seri danni agli stabilimenti balneari e ha notevolmente ridotto l'area di spiaggia utilizzabile. La spiaggia rappresenta la radice della nostra economia turistica ed è dovere di tutte le amministrazioni tutelarla. La stagione 2015 è alle porte, aprendosi tradizionalmente in coincidenza delle festività pasquali e di primavera. I lavori di ripristino di una situazione atta a ricevere l'usuale numero di turisti richiederanno tempi non brevi. E considerato che le barriere soffolte non hanno garantito un efficace strumento di prevenzione del fenomeno dell'erosione, tali barriere sono obsolete, in precario stato di manutenzione e superate da nuovi prodotti di gran lunga più efficaci. La nostra zona è inoltre soggetta al fenomeno della subsidenza che accorcia naturalmente la superficie della spiaggia anche in assenza di erosione. La Regione Emilia-Romagna si era impegnata al fine di fronteggiare il fenomeno ad effettuare ripascimenti straordinari ogni 5 anni, ma l'ultimo è stato effettuato nel 2007, nonostante i buoni risultati ottenuti. Il sabbiodotto, non comunque sufficiente a fronteggiare una situazione straordinaria come la presente, è stato gravemente danneggiato dagli ultimi eventi atmosferici. E chiediamo al Sindaco e alla Giunta di intervenire con la massima sollecitudine presso ogni sede competente al fine di ottenere più idonei interventi volti sia alla riparazione dei danni causati dall'ultima mareggiata, sia ad affrontare definitivamente il fenomeno dell'erosione. Ed in particolare ad ottenere interventi immediati al fine di ripristinare un'adeguata profondità di spiaggia, reperendo rapidamente il necessario quantitativo di sabbia. A ottenere la pianificazione dell'intervento straordinario di ripascimento previsto nel 2012 entro il più breve tempo possibile. A prevedere la realizzazione di barriere anti-erosione soffolte di tipo rigido in sostituzione delle attuali barriere di sacchi, ormai gravemente danneggiate e largamente insufficienti. Come ultimo punto, ad impedire la realizzazione del nuovo pennello di Misano Adriatico che contribuirebbe ad aumentare sensibilmente i fenomeni erosivi ai danni della costa riccionese, fino alla realizzazione degli interventi di cui sopra. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza? E per questioni di forma, prima si discute l'ordine del giorno, poi gli eventuali emendamenti. Se ci sono interventi,
Sì, il problema della discussione dell'emendamento è che manca il presentatore che non c'è. Quindi stavo cercando di prendere tempo nell'attesa che tornasse il consigliere Ubaldi che l'ha presentato. Se intanto vuole intervenire la consigliera Bonfini, prego. Allora, sicuramente è importante che si intervenga con la massima sollecitudine per ottenere i più idonei interventi per il ripristino degli stabilimenti balneari, considerato che la stagione turistica è alle porte. Ma mi preme sottolineare che nessuno deve essere lasciato indietro, così come lo sono stati i cittadini residenti a San Lorenzo, di cui sono portavoce. È vero, Sindaco. Bonaccini è stato onesto e trasparente nel dichiarare che i privati non hanno mai avuto rimborsi dallo Stato, tranne che due paesi nel modenese a seguito nel 2012 del terremoto e poi dell'alluvione, ma ha anche detto che si sarebbe adoperato per il contrario. Vorrei sottolineare che questa amministrazione ha latitato fra i cittadini residenti a San Lorenzo e si contraddice rispetto alle linee programmatiche che sono stati il vostro cavallo di battaglia nel periodo elettorale, che citano testualmente comune sempre più amico e vicino alle necessità del cittadino e alle sue domande, un cammino che vogliamo fare insieme tramite assemblee di incontri con la cittadinanza, incontri che in un momento così particolare non ci sono assolutamente stati. I cittadini non sono stati informati né della possibilità di segnalare i danni che hanno subito, né tantomeno della possibilità per chi è rimasto privo di energia elettrica per lungo tempo di ottenere rimborsi direttamente in bolletta, così come ha specificato l'assessore regionale Gazzolo, precisando che una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale si procederà ad una conta con l'obiettivo del risarcimento del 100%. Quindi, per concludere, i buoni amministratori devono per definizione mantenere la parola data e le promesse fatte e soprattutto non lasciare indietro nessuno. Oppure le parole che lei sindaco la settimana scorsa ha detto in provincia rivolgendosi a Bonaccini, testuali parole, credo che abbiano semplicemente la necessità di vedersi non da soli. Questo momento è assolutamente un momento importante, eccetera, eccetera. Era rivolto solo agli operatori di spiaggia? Perché, ripeto, giusto dare a loro la priorità, ma anche il cittadino privato che ha subito danni all'immobile o dei beni ha il diritto di non essere lasciato da solo. Grazie, consigliera. Ci sono altri interventi da parte dei gruppi? E consigliere Ubaldi, è per la presentazione dell'emendamento? Io per questioni di chiarezza a questo punto presenterei direttamente l'emendamento perché poi è sostanziale, oltre che concordato. Ok. Faccio una discussione unica a questo punto. Per questioni di chiarezza direi di sì. Ok, però, perfetto. Come vuole. È difficile non condividere. Ci siamo permessi di fare un emendamento anche perché secondo me certe cose andavano ratificate. L'importanza della costa è fuori discussione e quindi indipendentemente da tutto ci troviamo molto d'accordo sulla ricerca delle soluzioni migliori per la spiaggia. Quello che abbiamo portato avanti sin io stesso in prima linea sin dall'inizio della candidatura è stata quella di fare una valutazione di quelli che potevano essere le nuove strumentazioni di cui ci si poteva avvalere per una riqualificazione, soprattutto un miglioramento della condizione del mare. Ora qui nella cronologia siamo andati, vado nello specifico perché poi i punti sono molto chiari, i primi due, ottenere gli interventi immediati per ripristinare l'adeguata profondità della spiaggia è una linea di indirizzo, come non condividerla. A ottenere la pianificazione dell'intervento straordinario di rimpascimento è stato già chiaro nell'ultimo incontro sia il presidente Bonaccini, presente Andrea Gnassi, lo stesso Gnassi ha fatto presente come in questo momento il rimpascimento sia urgentissimo. Solo che tocca fare un attimo chiarezza. Io capisco che in questo momento questo ordine del giorno serva a dire che siamo disposti a fare tutto e ripeto, qui condividiamo
però il maxi rimpascimento, le barriere soffolte, cioè sono tante linee di indirizzo politico senza probabilmente un grande baricentro. Il maxi rimpascimento va fatto, non lo si farà nel 2015, probabilmente lo faremo nel 2016, se Dio vuole, esatto, speriamo tutti quanti. Però quello che ci siamo trovati a rettificare con un emendamento va nella direzione di dire ok, parliamo di tutto, ma facciamo un po' anche chiarezza. Il primo punto era il terzo, quello che parlava delle barriere soffolte. L'abbiamo dovuto rettificare perché così come era messo è a prevedere la realizzazione di barriere anti-erosione soffolte di tipo rigido in sostituzione delle attuali barriere in sacchi ormai gravemente danneggiate. Ok, sulle barriere in sacchi i problemi li conosciamo tutti. Purtroppo si lacerano, si sfondano, vanno ripristinati e quando una volta che si aprono creano un varco e l'erosione mangia. Questo è un dato di fatto ed è appurato. Sulle barriere soffolte ci ho fatto una battaglia da prima delle primarie, quindi il TecnoReef e i V-Mesh sono due prototipi in questo momento più da laboratorio che di cui se ne possa usufruire il frutto, perché in questo momento sono stati fatti dei test a largo di Ravenna, ma non è che gli esiti siano fantastici. La stessa cosa l'abbiamo provata, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, con i pali immersi appena davanti a Piazzale Roma. Vedo che il sindaco scosta la testa. I primi sono stati i bagnini a non essere molto contenti di quella prova, perché ha dato un esito negativo, se non sbaglio. Beh, insomma, questo è quello che mi risulta. Indipendentemente da tutto, quando si dice e si va a fare un'operazione sul mare, devono essere investiti dei soldi, va bene che può intervenire la regione, che poi tra l'altro bisognerà richiedere quello che sarà il suo intervento, va bene che poi l'altra parte la dovremmo mettere noi, ma bisogna capire se poi quella spesa che andremo ad affrontare è una spesa che risolve il problema totalmente e non parzialmente. Quindi la modifica è: in ciò che andremo a valutare la fattibilità, i costi e l'efficienza delle barriere anti-erosioni soffolte di ultima generazione in sostituzione delle attuali barriere in sacchi ormai gravemente danneggiate e largamente insufficienti, e qui siamo d'accordo. Il punto 4, ad impedire la realizzazione del nuovo pennello di Misano Adriatico, che contribuirebbe ad aumentare sensibilmente i fenomeni erosivi e i danni della costa riccionese fino alla realizzazione degli interventi di cui sopra. Quella è una decisione già presa, nel senso che non è che devono valutarla Misano, ha solo avuto il bon ton il sindaco di Misano, di Giannini, di temporeggiare già dall'anno scorso. Quindi è un'operazione che non è stata fatta in vista di una nuova elezione, indipendentemente poi da come è andato fino ad oggi non si è mosso nulla. La preoccupazione in quel tratto di spiaggia c'è, l'avevo valutata io, la valutate voi, tu tra l'altro operi anche abbastanza nei pressi, quindi indipendentemente da questo però non si può obbligare il rapporto con Misano e dire non glielo facciamo fare. Noi abbiamo rettificato dicendo che a discutere insieme al Comune di Misano in tutte le sedi competenti in merito alla realizzazione del nuovo pannello soffolto attraverso la consulenza di esperti del settore a tutela della costa riccionese, intraprendendo ogni opportuna azione. L'ultimo punto, che non c'era, non era previsto, l'abbiamo inserito noi, è il quinto nell'emendamento, è alla gestione efficiente del sabbiodotto con il raggiungimento del miglior rapporto costi-benefici attraverso la valutazione di un'integrazione organica delle risorse umane addette. Il sabbiodotto, per chi non lo ricorda, è un sabbiodotto che abbiamo in dotazione grazie a una spesa di 1 milione di euro a carico della regione. Il fatto che non lo abbiamo pagato paradossalmente non vuol dire che non lo dobbiamo utilizzare. Io ricordo che l'anno scorso eravamo amministratori e eravamo forse anche giustamente bersagliati perché con la macchina non andava, con lo strumento non andava in funzione correttamente. C'erano un sacco di discussioni dove si prendeva di mira una carenza gestionale da parte di chi amministrava e non sapeva tirare le fila benissimo. Oggi, a distanza di un anno, dall'anno scorso, siamo qui a discutere sul fatto che il sabbiodotto ha lo stesso problema. Abbiamo convenuto insieme certi problemi, quella macchina deve funzionare. Mi sono permesso di inserire una valutazione di integrazione organica alle risorse umane addette perché
ci mettiamo 2 ore ad accendere la macchina, 2 ore di lavorazione, 2 ore di spegnimento, cosa facciamo? Quella la facciamo lavorare 2 ore al giorno? Allora quello che è da fare è da valorizzare nel miglior modo possibile, quindi io sono uno di quelli convinti che servono anche più risorse umane. Commenterà dopo, sindaco. Io credo che la sua postura sia per certi versi vergognosa durante il consiglio comunale. Le ho detto una volta già in questa sede istituzionale che rispetto, e io ho detto una volta che l'unica io ti prego di avere rispetto del tuo sindaco e di avere rispetto dell'intelligenza di questi consiglieri che devono sentire cose che tu stai dichiarando su Sabbia d'Otto, quando voi avete speso 1,5 milioni su una cosa e non l'avete mai fatta funzionare. Ti prego! Basta. E comunque chiudo la discussione, che l'unica persona che in questa sala può dire l'unica cosa, l'unica persona che in questa sala può dire qualcosa a qualcuno e fare appunti sul decoro e sulla postura è il presidente. Quindi scusi, presidente. Basta. No, per scusi. Quanto mi riguarda, Io sto parlando, mi ha tagliato il sindaco, è intervenuto. No, il sindaco non ha fatto niente. Allora, ognuno ha il diritto di parlare. Giulio, però a me va bene se rispettiamo a vicenda. Se il sindaco è stato molestato in qualche modo, a me va bene. E intervenga dicendo che io mi prendo gioco solo perché esibisco un discorso che lei può condividere o meno, questa è un'opinione personale di cui io non voglio tenere conto. Non l'ha detto al microfono, non l'ha urlato. Ma come non l'ha acceso? Consiglieri... Ma è registrato! No. L'ha acceso! No. Ma stai scherzando? Giulio, l'ha acceso! Allora... Offeso! Ma lei continuamente spara zero da sindaco in carica? E se la prende con qualcuno che sta facendo un discorso all'ala consigliare e al pubblico? Ma stiamo scherzando? Ma sindaco, ma si sta rendendo conto? La discussione questo punto è conclusa. Può continuare l'intervento. Perfetto. Indipendentemente da questo, funzionare, non funzionare, voi oggi amministrate la città, è suo dovere fare funzionare, fare in modo che chi gestisce quell'apparato lo faccia funzionare a dovere, perché continuamente la politica del rimbalzo, questo l'abbiamo preso da voi, quello l'avete fatto voi, lei in qualità di sindaco, voi in qualità di amministratori, vi dovete prendere carico e responsabilità di tutte le partite di questo comune. E indipendentemente da tutto, indipendentemente dalle diversità, dalle filosofie di pensiero, questo è un dato di fatto incontestabile. Quindi, sì, gli interventi dal pubblico sono consentiti solo... C'è la regia dal pubblico. Dal pubblico chiamano gli interventi. Sì, va bene, non c'è problema. No, chiamano gli interventi. Queste sono, concludo l'intervento. Questo è l'emendamento che noi abbiamo, posso dire, condiviso con la Raffaelli, che adesso sborderà, ma abbiamo condiviso con la Raffaelli, abbiamo condiviso con la Capigruppo, adesso sono in attesa di vedere quelli che saranno gli... Come? Oh, ma io ragazzi, io... Scusa... Scusate, ma io non ci riesco a credere che lei, Presidente, non mi facciano finire l'intervento. Il tempo è finito da... Ho capito, ma se mi interviene allora, mi interviene, ma perché non posso? Allora, signori... Voi non ci volete più il Consiglio Comunale. No, non è che non voglio più il Consiglio Comunale, che allora le regole valgono per tutti. Quindi se al consigliere Ubaldi è consentito sforare per recuperare, a qualcuno è consentito una parola di più. Da questo momento fino alla fine del Consiglio, e lo dico anche alla segreteria, non un secondo di più per ogni intervento rispetto a quanto previsto dal regolamento e uno alla volta. Va bene, questo era l'emendamento, dopo discuto. Consigliere Montanari, prego. Stavo tanto bene ad ascoltare tutte queste patacate che state raccontando. Io le chiamo delle patacate. E siccome che ho 5 minuti, no 10 minuti, grazie. Fabio, vedi, io sono da troppo tempo che sono qui dentro.
le patacate che avete raccontato stasera sull'Arenile, le andate a raccontare a qualche d'un altro. Perché è 20 anni che qui stiamo parlando di questo Arenile, di queste barriere soffolte, di queste scogliere. Il problema è che questa regione, province, comuni, limitrofi, le avete sempre comandati voi altri. E sull'Arenile avete fatto sempre quello che poi voleva la regione, voleva la provincia. Se il problema dell'Arenile fosse stato risolto prima, come facevano tutti questi papaveri che venivano qui alle riunioni dagli ingegneri vari della regione che venivano a proporci si fa così, si fa cos'ha? Le stupidaggini non si devono raccontare più. Questo è un problema che avete voluto portare avanti per decenni, perché è un problema che qualcuno ha convenienza che non venga risolto. Sono convenienze politiche. Qui sono venuti parecchi dalla regione, la Renata 5 anni prima, io c'ero, lei non c'era, facevano la fila a venire qui a raccontarci le patacate. E siccome che io in casa c'ho uno che fa questo lavoro e che conosce il lavoro delle scogliere, e non mi sono mai permesso di chiedergli niente, anche se io le tavole in casa le vedo continuamente e so dove qualcuno è voluto arrivare, non si è speso una parola quando Cattolica ha allungato il molo di 30 metri. Qualcuno di voi altri ha preso la parola dicendo no, non vanno bene? No! Poi Cattolica tra non molto le allunga obbligatoriamente perché obliqua, perché altrimenti la spiaggia gliela sta mangiando. E nessuno ha mosso una parola. A me non risulta. Misano dice abbiamo le scogliere da una vita, si sono mai affossate, e le mettono e fanno quello che vogliono. Le scogliere sono brutte. Qui non c'è ombra di dubbio. Direi che fanno schifo. Però, guarda caso, chi le può mettere e nessuno gli dice niente e chi no. Quando venivano qui e abbiamo parlato per ore con questi tecnici della regione e ci dicevano che è così e cos'ha. Il problema è che noi Riccione, purtroppo, non possiamo mettere un sasso a mare che Rimini non voglia. Non siamo indipendenti dal comune da Rimini noi ancora. Se tu metti un sasso domattina al Marano, Rimini ti affossa. Non possiamo muoverci. Questa è la verità. Sin tanto che questa regione viene comandata così. Provate a domandare, a vedere i vari verbali di chi voleva salvaguardare la nostra spiaggia. Andate a leggerli. Andate a vedere. Hanno messo i sacchi, non li hanno controllati mai, li hanno rotti, le vongolare, si sono spostati, ma i sacchi ogni 3 anni bisogna controllarli. E qualcuno andava a controllare, mancavano i sacchi e non li mettevano. E la mareggiata arrivava. Poi sta mangiando l'ultimo mareggiato, non è che la spiaggia ha mangiato, molta sabbia l'ha anche portata. E le mareggiate da nord portano la sabbia. Nonostante tutto, siamo ancora qui a discutere a distanza di 20-30 anni ancora di questo fenomeno che qualcuno non lo vuole risolvere. Dobbiamo essere sinceri fino alla fine. Proviamo a provare un ordine del giorno dove domani mattina mettiamo le barriere soffolte fisse, vedrai cosa viene fuori. A voi altri qualcuno vi chiama la regione, vi chiama Rimini, il vostro partito, vi dicono oh, lo state facendo? State scherzando? Pertanto, questi ordini del giorno, siamo vicini alla stagione estiva, è chiaro, siamo in ritardo, il maxi ripassimento, tutto quello che vogliamo parlare. Però questo è un problema politico che chi ci governa non lo vuole risolvere. Non lo vuole risolvere. Ma se risolviamo il problema del ripassimento qui da noi o la spiaggia lo facciamo così. Tutti questi papaveri cosa fanno domani mattina? Sono sempre qui, sono anni che sono lì. Sono lì da 30 anni che vengono a raccontare.
qui vanno a vedere, vanno a fare le riunioni con quello, con quella, che vengono qui a raccontare un'altra volta. No, io non voglio sentire più, per carità, perché tu, Fabio, ancora non c'eri qui quando c'erano i vecchi consiglieri, c'era Adriano Prioli i primi anni, c'erano, c'erano quelli che c'erano, intendevano in Belmare. I discorsi che facciamo stasera sono tali quali, non ha cambiato niente, identici. Allora cerchiamo di essere trasparenti, coerenti quando qualcuno ve lo chiede, alle volte lo lasciate che voi altri, però dobbiamo andare fino alla fine qui, eh? Questo è un problema che bisogna risolvere il prima possibile, però se lo risolviamo come lo vogliamo decidere noi è un conto, ma purtroppo voi altri siete condizionati dalla regione che non ve lo può concedere, questo è un problema. Vengono giù quelli della regione, vengono a parlare Rimini, Cesenatico, Cervia, vengono qui qualche volta, tanto che ormai sono cambiati, sono sempre quelli, però vogliamo parlare di queste cose qui, questo problema lo vogliamo risolvere, perché la cattolica tra non molto allunga il molo di altri 30 metri, chi comanda sta regione? Misano cambia le barriere, ha ragione, la spiaggia non ce l'ha più e noi non si può, dobbiamo stare zitti. Va bene così? Perciò, Fabio, cerchiamo di essere seri quando parliamo di cose. Dobbiamo andare avanti, Fabio. E purtroppo quando sei condizionato, che devi dire certe cose, che non le potete dire, che dovete fare quello che vogliono gli altri, questa è la verità. Questa è la verità. Non potete dire invece favorevoli a questa maggioranza. Purtroppo è così, perciò prendete quello che è, state tranquilli, qui la gente ha le orecchie per ascoltare, hanno una grande intelligenza, insomma, andiamo avanti così. Grazie. Grazie consigliere. C'è qualche altro consigliere che ha intenzione di intervenire? Sindaco? Peccato. Peccato veramente. L'intenzione da parte dei consiglieri di maggioranza, e mi posso anche inserire anche io nell'ambito della conferenza dei capigruppo, era proprio quella di arrivare con la coesione che dovrebbe essere propria di un consiglio comunale, di una città balneare, a un documento congiunto, a un documento condiviso, dove si potesse andare a fare quel lavoro di squadra, di difesa di quella che è la parte più importante per l'economia riccionese. No? Voglio dire, adesso ai danni, al di là dei danni dell'alluvione di San Lorenzo, per i quali non sarà abbandonato nessuno, nonostante si continui a voler farmi passare per quella che è il primo cittadino di una zona anziché un'altra. È un giochino al quale non ci sto. Confini, faccia quello che vuole, lo dica mille volte, ma a San Lorenzo forse vi siete trincerati voi. Il problema di fondo è che non si può sbandierare delle affermazioni relativamente alla questione dell'erosione come se fosse una questione propria. Qui veramente è una città che sta soffrendo, una città che ha subito dei danni ingentissimi. Lo ha detto prima l'assessore Cesarini, che la richiesta dei danni fatta alla regione relativamente solo alla parte pubblica ammonta solo per il ripascimento a 150.000 metri cubi di sabbia, 2 milioni di euro. Stiamo parlando di una cosa seria, per la quale i consiglieri di maggioranza si erano resi assolutamente disponibili nei confronti di tutto il consesso comunale perché si arrivasse alla condivisione di un documento. E questa sera sento urli, sbraiti, propaganda. Ma cos'è? Un'occasione persa! Nuovamente abbiamo veramente reso la più ampia disponibilità e oggi questa sera io mi devo sentir dire dal consigliere Ubaldi che senza gli emendamenti del PD questo non era un ordine del giorno sostenibile. Ma dove siamo? Ma che cos'è? Io non posso sentir dire, l'ho già detto, ci vuole onestà intellettuale in questo consesso. Noi abbiamo la responsabilità di governo. Io sono il sindaco della città di Riccione, mi sento la responsabilità di governo e la devo sentire. Cercherò di fare tutto
e anche di più per arrivare con serenità all'apertura della stagione estiva. L'ho detto anche nel momento di incontro tra i consiglieri provinciali, i sindaci di questa provincia, tra i quali vorrei ricordare e stigmatizzare comunque l'assenza di tanti sindaci costieri al cospetto del Presidente della Regione, ho fatto presente a Bonaccini, come credo che sia opportuno fare, che è logico che noi abbiamo la necessità di fare quadrato, di fare squadra accanto ai nostri operatori, perché tutti sono importanti, ma la stagione è qui, domani. E ho chiesto solo una cosa io, non ho chiesto né dei danni, né dei soldi, né dell'attenzione, perché credo che non siano cose da sottolineare. Un presidente di una regione come l'Emilia-Romagna, che ha e vede nella costa romagnola un'importante risorsa economica. Produciamo il 10% del PIL regionale, quindi non credo che Bonaccini abbia bisogno da me di vedere sottolineate queste cose. Però una cosa gliel'ho detto, diamo un senso positivo, diamo un messaggio affinché nessuno possa pensare che Riccione non sia pronta per Pasqua alla stagione. Noi abbiamo bisogno di lavorare a Riccione e lo sapete tutti indistintamente. Abbiamo bisogno che la regione comunichi che quello che è successo non ci abbatte, anzi ci rinforza oltremodo, e sono tranquilla e serena nel sapere che i riccionesi, con la loro capacità di reazione, saranno capaci di vestirsi a nuovo e saranno pronti un giorno prima anziché no. Lì dovevamo fare coesione, lì dovevamo dimostrare questa sera di avere insieme un ordine del giorno dove si dice la costa, il mare, la spiaggia è una risorsa alla quale non possiamo rinunciare, e quindi vogliamo che la si senta fortemente dal punto di vista politico l'importanza di questo messaggio, che ha logicamente due canali. Una priorità, arrivare alla stagione. L'ho detto, se la regione non ci darà i soldi, noi li metteremo, perché è giusto e corretto che sia così. I danni ammontano a 15 milioni di euro. Se la regione ne mette solo 5, è un problema. Ma non è un problema che io poi mi faccio dicendo brutto e cattivo che è Bonaccini. No, prendo e metto le mani nelle tasche e metto immediatamente a disposizione della città quello di cui ha bisogno. Quindi grande priorità nella spiaggia. Ma nel contempo non possiamo continuare a far finta di niente. Non possiamo far finta che comunque questa non è più una costa naturale, che non esiste più il rapporto di sabbia del Conca, che non esiste più il San Bartolo. Ancora facciamo finta. Facciamo finta che è tutto normale, fino a Misano si difendono e noi stiamo qua ad aprirci tutti gli anni, tutte le stagioni, dobbiamo andare su in regione col cappello in mano a chiedere 4 soldi per il rifacimento. Ma è decoroso questo atteggiamento? Questa città merita di più, merita che la questione erosione sia affrontata seriamente. Io non dico poi sa chi sì, sa chi no, sa sì, sa sì no. Ci saranno dei tecnici che ce lo diranno, però basta sprecare i soldi. Basta pensare che con 4 sassi, con 4 sacchi, che ci hanno avuto la loro funzione, l'abbiamo sperimentata la barriera, funziona, ma non possiamo continuare a non avere più la barriera, perché oramai è demolita da anni e la regione se n'è strafottuta, con il consenso anche di quella che era l'amministrazione precedente, perché mai ha chiesto una manutenzione straordinaria su quella barriera, e così che è venuta a mancare la difesa. Dall'altro lato non abbiamo neanche avuto l'adeguato rifacimento, perché il grande rifacimento con il barcone che ci doveva essere 2 anni fa non si è avuto, tutti i viti in questo comune sono stati, come se non fosse importante, pensando alle zone artigianali. Ma l'economia nasce dal mare, finalmente ce ne siamo ricordati, noi lo sappiamo benissimo, governiamo questa città e la spiaggia, il mare e quella che è la risorsa principale, l'industria principale di Riccione, che è l'industria del turismo, avrà il massimo rilievo da parte nostra. Quindi vi dico ancora, sottolineo ancora, che è stato un peccato aver dato l'opportunità e non aver ottenuto la giusta risposta. Grazie Sindaco. Per cortesia. E prima dovremo porre in votazione l'emendamento. E quindi, perché lo ripeto, prima votiamo l'emendamento, poi si farà una dichiarazione di voto una volta che si sa se l'emendamento passa o no, questione di forma. Prego, consiglieri.
ho chiamato io oggi te. Grazie. Grazie. Allora, con 8 voti favorevoli, 15 contrari, l'emendamento è respinto. Quindi, se i gruppi consigliari vogliono effettuare le loro dichiarazioni di voto del testo dell'ordine del giorno, però non emendato, possono farlo. Prego, chi vuole? Consigliere, prego. Ah, intervengo subito. Qui c'è paradossalmente molto poco da dire. Quello che è successo adesso è molto molto grave. Santi, non vi offendete più sulla sudditanza psicologica. Questa è stata una prova sotto gli occhi di tutti agghiacciante di cosa è successo stasera. Io ho presentato un emendamento con 3 punti condivisi per un piglio personale del sindaco di tutt'altro genere. Vi siete fatti condizionare il passaggio di Tirincanti persona per persona, vi ha creato a sudditanza, vi ha detto di votare contrari a un ordine, a un emendamento condiviso fuori là. Ho letto dal labiale della Raffaelli, no, non posso votare contro perché l'abbiamo condiviso. Ma quello che è successo stasera è di una gravità inaudita. Vedervi chinati così non vi dà il diritto di rispondere in questo caso. Quello che è successo è gravissimo. Lei, rispetto perché ti do del tu fuori, lei mi ha chiamato oggi, io sono venuto qua come accordi con tutti, ci siamo messi di là nella stanzina, abbiamo condiviso i 3 punti, perché non dicono né più né meno di quello che volevamo dire tutti, solo che con un piccolo rettifico. Ho usato nel mio intervento di prima, che piaccia o non piaccia, tifo o non tifo, 6 volte minimo, e dopo lo rivedremo su YouTube, la parola la abbiamo condiviso. Condiviso, condiviso, condiviso. E un emendamento condiviso lo veniamo a presentare, c'è il giro delle 4 chiese, voi votate contrari su diktat politico? Ma la vostra funzione di consiglieri comunali dove è finita in questa pratica? Quello che è successo, non ho parole. Non ho parole perché per noi non cambia niente. Cioè, è la questione è veramente grave. E stasera, e credo che sia già la seconda. Ma qui faccio un cenno e mi riprende e chiudo il discorso. La posizione è già chiara. Gliel'ho detto prima e si è anche offesa. Lei sta creando un clima di scissione all'interno della comunità che governa che io non avrei mai immaginato e che questa città non merita. Consigliere Cicchetti, prego. Io non lo so, si vede che le parole che si dicono, a me mi hanno chiamato Gianni, no? Il fratello di Gianni Pinotto, io sarei il buffone, no? Là abbiamo detto delle cose e qua si vota un'altra roba, io sarei il buffone secondo il fake Bambozzo, io sarei il buffone, cioè voi di là avete deciso una cosa, in quella saletta lì, e qua votate un'altra cosa, allora... Chi è il buffone? Chi è il buffone? Vi chiedo. Noi voteremo sì, abbiamo votato sì l'emendamento, voteremo sì anche questo perché questo è un problema della città. Ma non si può mettere un punto dove tu già decidi cosa fare. Se abbiamo sbagliato il sabbiodotto, non dobbiamo sbagliare con un'altra cazzata. Non dobbiamo buttare via degli altri soldi. Qui c'è scritto che impegniamo sulle barriere soffolte. Ma chi ci dice che è la cosa migliore? Chi ce lo dice? Siete tutti scienziati qui? Ne capite? Fino adesso non è stato combinato un tubo, ma qui già avete la soluzione? Avevamo detto... Allarghiamo il concetto, diciamo, impegniamo la regione a studiare una roba che funzioni. Abbiamo detto così e non lo votate? Voteremo sì, ma ci vergogniamo.
Sorry, silenzio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Silenzio, grazie. Silenzio. Se non ci sono altre dichiarazioni, possiamo passare alla votazione dell'ordine del giorno. Prego. Con 17 voti favorevoli e 6 astenuti, l'ordine del giorno è approvato. Non essendoci altri argomenti in discussione, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale alle 23:30. Thank you.